Iniziamo ad accomodarci, fra due minuti inizia la festa di scienza e filosofia. Chiedo silenzio in sala, iniziamo. Noi, passavant super l'ombre che adona la greve pioggia, e punavant le piante sopra lor vanità che par persona. Elle giacean per terra tutte quante, fuor d'una, ch'a sedersi levò, ratto ch'ella ci vide passarsi dinanzi. O tu, che sei per questo inferno tratto, mi disse, riconoscimi se sai, tu fosti prima ch'io disfatto fatto. Ed egli a me, la tua città che è piena d'invidia, sì che già trabocca il sacco seco mi tenne in la vita serena. Giusti son due, non mi sono intesi. Superbia, invidia ed avarizia sono le tre faville che hanno i cori accesi. Ahi, serva Italia di dolore e ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Quell'anima gentil fu così presta sol per lo dolce suon della sua terra di fare al cittadin suo quivi festa. E ora in te non stanno senza guerra li vivi tuoi, e null'altro si rode di quei cun muro ed una fossa serra. Cerca, misera, intorno dalle prode le tue marine, poi ti guarda in seno se alcuna parte in te di pace gode. Che val, perché ti racconciasse il freno giustiniano se la sella è vuota, sans'esso fora la vergogna meno. Ahi, gente, che dovresti essere devota e lasciar seder Cesare in la sella, se bene intendi ciò che Dio ti nota. Guarda com'è sta fiera e fatta fella per non essere corretta dagli sproni, poi che ponesti mano alla predella. Oh, Alberto Tedesco, c'abbandoni costei che è fatta indomita e selvaggia e dovresti inforcar li suoi arcioni, giusto giudicio dalle stelle caggia sovra il tuo sangue e sia nuovo e aperto tal che il tuo successor temenza naggia che avete tu e il tuo padre sofferto per cupidigia di costà distretti che il giardin dell'imperio sia deserto. Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uon senza cura, color già tristi e questi con sospetti. Poscia che Costantin l'aquila volse contra il corso del ciel che la seguio, dietro l'antico che la vina tolse, 100 e 100 anni e più l'uccel di Dio nello stremo d'Europa si ritenne, vicino a monti dai quai prima uscio. E sotto l'ombra delle sacre penne governò il mondo lì di mano in mano e sì, cangiando in sulla mia pervenne. Cesare fui e son Giustiniano, che per voler del primo amor chi sento dentro le leggi trassi il troppo e il vano. Questa picciola stella si correda di buoni spiriti che sono stati attivi perché onore e fama li succeda. Ma nel commensurar di nostri gaggi col merto è parte di nostra letizia perché non li vede minor né maggi. Quindi addolcisce la viva giustizia in noi l'effetto sì che non si può torcer giamai ad alcuna nequizia. Diverse voci fanno dolci note. Con diversi scanni in nostra vita rendon dolce armonia tra queste rote. E dentro alla presente Margarita luce la luce di Romeo, di cui fu l'ovra grande e bella mal gradita. Ma i provenzai che fecer contra lui non hanno riso, e però mal cammina qual si fa danno del benfare altrui. 4 figlie ebbe, e ciascuna reina Ramondo Beringhiere, e ciò li fece Romeo, persona umile
e peregrina. E poi il mosser le parole biece a dimandar ragione a questo giusto, che gli assegnò 7 e 5 per 10. Indi partissi povero e vetusto. E se il mondo sapesse il cor che gli ebbe mendicando sua vita a frusto, assai lo loda e più lo loderebbe. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla 9ª edizione della Festa di Scienza e Filosofia. Abbiamo appena ascoltato Enrico Sciamanna declamare alcuni versi tratti dai Sesti Canti della Divina Commedia. Sono, come forse saprete, i cosiddetti canti politici, cioè quelli in cui Dante analizza le criticità del tempo in cui vive, che sono legate, lui dice, alla mancanza di valori solidi, di coesione sociale, alla fragilità delle istituzioni, alla carenza di un impegno civico forte a favore del bene comune. Temi, direi, ancora attuali e difficoltà che il sommo poeta propone, ci propone di superare attraverso la conoscenza, il sapere, che sono elementi indispensabili per recuperare la cosiddetta diritta via e fare il bene della comunità. E noi abbiamo scelto di aprire così questa 9ª edizione della Festa di Scienza e Filosofia perché, come sapete, trae ispirazione dal motto dantesco Virtute e Canoscenza e perché Foligno vanta un legame speciale con Dante, visto che proprio qui, l'11 aprile del 1472, quindi proprio oggi, 547 anni fa, è stata stampata la prima edizione a stampa appunto della Divina Commedia. Ma direi entriamo subito nel vivo della festa perché sono tanti gli appuntamenti e il tema di quest'anno è davvero suggestivo. E si intitola infatti Evocare il mondo, l'esplorazione della realtà, cioè far diventare evidenti, descrivere, interpretare i molteplici aspetti della realtà di oggi attraverso quelli che sono gli strumenti della conoscenza. Una sfida ambiziosa che chiama in causa diverse discipline, la scienza, la filosofia, la ricerca, la psicologia, la comunicazione, la conoscenza, direi, come una sorta di opera collettiva, così l'abbiamo intesa, attraverso la quale costruire il futuro. E a Foligno, come sapete, siamo abbastanza ambiziosi, siamo il centro del mondo e in questi 4 giorni da qui, da Foligno, dal centro del mondo, vogliamo lanciare un confronto proprio sui temi di grande attualità, un confronto che possa essere utile a tutti per affrontare al meglio le sfide del domani attraverso l'ottimismo del sapere. E per questo ci saranno 140 conferenze tenute da 135 studiosi di rilievo nazionale e internazionale, fra cui anche tanti volti giovani della scienza e della ricerca. Pensate, abbiamo 22 ricercatori con meno di 35 anni. E direi però di iniziare adesso subito, entriamo nel vivo della manifestazione, saluterei subito le autorità presenti, a cominciare dalla padrone di casa, il sindaco di Foligno Nando Mismetti, l'assessore alla sanità e al sociale della regione Umbria Luca Barberini, il vescovo di Foligno Monsignor Gualtiero Sigismondi, i consiglieri regionali dell'Umbria e i parlamentari umbri presenti, i sindaci del territorio, la giunta comunale di Foligno, i rappresentanti delle associazioni di categoria, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Gaudenzio Bartolini. E un cordiale saluto va agli eminenti referenti scientifici della festa, a cominciare dal professor Edoardo Boncinelli, fisico, genetista, ma anche cittadino onorario di Foligno. Massimo Arcangeli, linguista, Roberto Battiston, fisico e fino a qualche mese fa straordinario presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Giulio Giorello, filosofo, matematico, epistemologo, Silvano Tagliagambe, filosofo ed epistemologo. E un caloroso benvenuto va a tutti gli illustri scienziati, filosofi, studiosi che animeranno questa 9ª edizione della Festa di Scienza e Filosofia.
Un saluto ai tanti enti sostenitori, agli sponsor pubblici, privati della Festa di Scienza e Filosofia. E un calorosissimo saluto ai partner scientifici della festa, che sono tutti i maggiori enti di ricerca italiani, il CNR, l'INFN, l'INAF, l'ASI, l'Istituto Italiano di Tecnologia, il Gran Sasso Science Institute, l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, e a questi si aggiungono l'Università degli Studi di Perugia, l'Università per Stranieri di Perugia, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria. Ma vorrei salutare anche i tanti volontari e studenti che da tutta Italia ruotano intorno alla festa di scienza. Ragazzi, grazie per il vostro contributo e grazie per l'energia che ci state dando. E ora salutiamo con un grande applauso il professor Pierluigi Mingarelli e il professor Maurizio Renzini, che sono, lo sapete, direttore, rispettivamente direttore e presidente del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, che è la vera e propria anima della festa, che da 9 anni promuove e appunto organizza questa straordinaria manifestazione insieme a Oikos e Riflessioni, al Comune di Foligno, con la collaborazione della Regione Umbria e il sostegno di diverse istituzioni. Professore, direi che lasciamo subito la parola a lei. Professor Mingarelli è l'anima principale della festa, io lo definisco il papà della festa, e lui ci presenterà le principali caratteristiche e novità di questa nona edizione della manifestazione, che cresce ogni anno di più e rendendo Foligno e l'Umbria dei punti di riferimento importanti per la diffusione della cultura scientifica. Professore. Ho avuto sempre qualche problema con l'altezza dei microfoni. Grazie. Buonasera, benvenuti a questa nona edizione di Festa di Scienza di Filosofia. Per chi vi lavora dentro da tanto tempo, ma anche per chi da fuori la osserva, la segue, può apparire una sorta di miracolo che una piccola organizzazione come la nostra sia riuscita a costruire 9 edizioni di Festa di Scienza e di Filosofia. Ma vi sono alcune ragioni di carattere oggettivo che vanno al di là della capacità o meno di un'organizzazione di realizzare iniziative così importanti. La prima questione riguarda il bisogno che c'è fra i cittadini di conoscenze scientifiche, di sapere, cioè interpretare ciò che sta avvenendo intorno a loro ad ogni scala, quali poteri si affermano, quali poteri si negano, quali prospettive, quali vantaggi, quali svantaggi. La seconda è un fatto nostro, cittadino, perché Foligno da sempre è riuscita ad adottare, a interpretare, a diventare protagonista di iniziative, manifestazioni per le quali valga la pena di spendersi. Ce ne sono molte. Vorrei citare la Giostra della Quintana, che è diventata da iniziale elemento di divisione della città un elemento di grande unità, di grande partecipazione. E alla Quintana se ne sono aggiunte altre. Vedo qui Aldo Amoni, che ha fatto conoscere il modo di assaporare e gustare il tipico prodotto italiano che è la pasta. E a loro due si è aggiunta Festa di Scienza e di Filosofia, ma ve ne sono molte altre nelle quali si esprime la generosità della nostra gente. E il terzo elemento è il fatto che attorno a questa festa si sono aggregati numerosi volontari,
la partecipazione e il contributo delle scuole della città, della regione e di altre regioni italiane. Pensate che solo i volontari che vedrete girare per le sale in questi giorni arrivano a 80 persone, alcune delle quali hanno preso anche le ferie, che si sono fatte cariche della gestione di questa festa. Questa festa quest'anno coincide con 20 anni di attività del Laboratorio di Scienze Sperimentali. E questo è anche un altro carattere. Il Laboratorio di Scienze Sperimentali, come sapete, nella forma e nella dizione di Laboratorio Centrale di Scienze Sperimentali, esisteva nella nostra città da metà degli anni 60. Poi, scelte delle autorità scolastiche e della ricerca italiana, di fatto lo chiusero. Soltanto alcuni professori, in modo volontario, vedo qui fra loro Luciano Villani, ma il professor Morici ed altri, lo fecero funzionare occasionalmente. Poi, con il terremoto del 97, grazie alla volontà e la tenacia per cercare strade di ripresa, il Laboratorio di Scienze Sperimentali, grazie anche al contributo del volontariato italiano, primo fra tutti l'Associazione Nazionale degli Alpini, ha potuto riprendere. E il 19 di maggio 1999 ha aperto le porte. Erano solo 3 laboratori, oggi ce ne sono 13, tutti avanzati grazie a partecipazione a bandi nazionali e regionali. In questi ultimi 2 anni sono stati partecipazione fatta dal Laboratorio di Scienze Sperimentali insieme al Comune di Foligno. Tutta l'attrezzatura è stata completamente rinnovata e oggi i ragazzi di tutta Italia hanno attrezzature scientifiche per la didattica come nessuno ne ha in giro. Da questo nasce la Festa di Scienze e di Filosofia. Per questo è fortemente sentita. E allora il nostro ringraziamento va a chi ha sostenuto, ha reso possibile questa sorta di sogno, cioè parlare di scienza ai giovani e alla popolazione in modo festoso. Spesso la scienza appare in tratti noiosi, ma in realtà a ben vedere e a ben interpretarla non è così. Quanta gioia, quanta meraviglia ha suscitato in noi vedere ieri sera la foto del buco nero. Quante riflessioni. Come ha fatto un uomo come Einstein a prevedere l'esistenza del buco nero e a poi negarla, pensando ai fatti naturali, solo attraverso la matematica? Ecco, parlare in modo festoso di queste cose, per me e per tanti, credo per tutta la città, sia una sorta di sogno realizzato. E quindi alle istituzioni che ci hanno sostenuto, alla regione, alle altre istituzioni, ma soprattutto al Comune di Foligno, deve andare il nostro grazie. Il Comune di Foligno non solo contribuisce da un punto di vista finanziario, mette a disposizione queste sale magnifiche che pochi hanno e soprattutto segue, è protagonista, è stato e è protagonista dei processi di sviluppo del laboratorio. La dottoressa Gentili, che dobbiamo ringraziare per questa sua opera, nel momento in cui presenterà il signor sindaco, dirà molte più cose di quelle che dico io. Io ne voglio dire 2, una viene dal cuore, dall'amicizia da quando avevamo 20 anni con Nando Mismetti, da quanto ci ha sempre legato nella vicenda politica della città, della regione e del partito, in cui abbiamo sempre visto uno strumento per migliorare noi stessi e per migliorare gli altri.
Voglio ringraziare Nando Mismetti, sindaco, con la sua bonarietà, che nascondeva però una forte determinazione. Siamo riusciti a portare avanti quest'opera, grazie appunto all'aiuto del Comune. E credo che siano poche le realtà italiane che hanno avuto questa fortuna, perlomeno non tante quelle della dimensione della nostra città. Quindi grazie Nando, grazie Sindaco, e seguita a stare vicino a noi. So che vuoi fare il nonno, ma anch'io sono nonno e sto sul campo tutti i giorni, anche perché per rispondere a mio nipote devo fare questo, non posso fare altro. Dicevo delle istituzioni, dicevo degli istituti di credito che in modo molto ampio, come numero e generoso anche come sostanze messe a disposizione, ci sostengono. Vorremmo che questa festa potesse essere anche non per tutti gli istituti di credito, tantomeno per quelli a base locale, un'occasione per rinserrare i rapporti del loro operato con il territorio e ritornare verso rapporti delle banche con il territorio che siano fatti sulla fiducia, sull'apprezzamento dei progetti, sul valore dei progetti imprenditoriali e dei progetti di sviluppo della città. Avete capito bene a chi mi riferisco, non c'è bisogno di nomi e cognomi. Ringrazio di nuovo tutti, ma il ringraziamento più grande voglio farlo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, che ci ha spinto a fare questa cosa. Quando io e Giuseppe Metelli, il coideatore di questa festa, ci siamo rivolti a loro, abbiamo avuto un immediato sostegno e un immediato incitamento a partire. Anche oggi che ci sono alcune difficoltà, come per molti enti finanziari italiani, la Fondazione ha ritenuto di lasciare invariato il contributo per Festa di Scienze e di Filosofia. Non credo sia avvenuto per molti, di questo vi ringraziamo, perché al di là del valore c'è l'apprezzamento per il progetto, per l'idea, e questo a noi fa molto onore. Grazie Presidente. Come diceva la dottoressa Fabiola Gentili, quest'anno il tema è evocare il mondo, l'esplorazione della realtà. Lei lo ha descritto molto bene e quindi anche per ragioni di brevità io tralascio questa parte. Dico solo che il tema sarà articolato in 7 sezioni, la prima delle quali è l'intelligenza artificiale. Secondo me è uno dei cimenti dell'uomo più ardui, di maggior portata e significato internazionale per la cultura, per l'economia, per i rapporti sociali. E credo che sia giusto diffonderne la conoscenza, parlarne, perché non aver parlato ad esempio e non essersi impadroniti ad esempio dei significati dell'automazione nel mondo ha significato che pochi si sono arricchiti, molti si sono impoveriti e soprattutto che non sono stati governati i processi connessi da istituzioni democratiche, da istituzioni elette dai cittadini. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare, con riferimento a questa sezione, un giovane Folignate che ho visto arrivare, che mi ha salutato, che si chiama Giacomo Mariotti, il quale insieme ad altri 9 ragazzi parleranno, mi scuso per i ragazzi, ma è uno di quelli che ha meno di 35 anni rispetto a chi ne ha il doppio come me, esce fuori qualche volta la parola ragazzi. Daranno vita a queste 9 conferenze sulla intelligenza artificiale, un tema molto nuovo, organizzato e gestito da giovani. La seconda sezione è diritto e scienza, cioè esamineremo
mi fermo un attimo per salutare colui che aprirà realmente la festa, il professor Umberto Galimberti. A cui diamo il benvenuto in modo ufficiale, anche se abbiamo avuto qualche parola di colloquio poco fa. Dicevo della sezione diritto e scienza in cui saranno esaminati le conseguenze, le modificazioni, le prospettive dell'introduzione massiccia della scienza nelle procedure del diritto, nei nuovi valori, nei nuovi diritti civili, nelle nuove esigenze della famiglia. Anche qui sarà una sezione composta da giovani e non solo, animata da una giovane donna Folignate che è l'avvocato Paola Morrupo. Poi i temi scivoleranno via, si parlerà di cervello e mente, si parlerà del nostro cuore, si parlerà dei cambiamenti climatici, si parlerà di ciò che accade attraverso l'uso del genome editing, si parlerà di migrazioni, temi di cui sentiamo parlare quotidianamente e vorremmo contribuire a diffonderne la conoscenza scientifica. Una conoscenza scientifica che in una regione come l'Umbria si sta facendo sempre più strada. Io ritengo che per l'Umbria, per la dotazione di strumentazioni scientifiche, soprattutto in ambito astronomico, per anche cose di questo genere, sia maturo il passaggio di far diventare l'educazione scientifica un servizio di base alla popolazione. Sono stato informato che 3 consiglieri regionali, 2 dei quali qui presenti, che saluto e ringrazio, cioè Luca Barberini, che è anche assessore regionale, la dottoressa Casciari, che vedo qui presente, e Chiacchieroni, hanno presentato un disegno di legge per appunto la diffusione della cultura scientifica. E questo credo sia un onore che vi va, che vi si debba. In questi mesi si stanno anche maturando delle convinzioni nel territorio e molti comuni del territorio, insieme alle forze rappresentanti delle imprese, del sindacato, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa nel quale si impegnano a sostenere le azioni degli enti locali, delle associazioni, volte a diffondere la conoscenza scientifica e in particolare a sostenere l'azione del Laboratorio di Scienze Sperimentali. Voi sapete che esso è un'associazione di 24 scuole umbre, non è una cosa di Foligno, che ha rapporti con le scuole di tutta Italia, a sostenere il Laboratorio di Scienze Sperimentali nelle forme che saranno opportune e soprattutto si sono impegnate a portare avanti quel grande disegno di ristrutturazione dello zuccherificio realizzandovi il Parco delle Scienze e delle Arti. Voi potrete dire Mingarelli si sta invecchiando, è vero, dice sempre quello, ma credo che sia questo uno dei progetti sul quale la città può unirsi. Fra un mese e mezzo si voterà, una nuova amministrazione succederà alla presente, mi auguro che i candidati sindaci presenti accolgano questa proposta, perché può diventare, al di là di competizioni più o meno accese su questioni che appaiono ovvie, può diventare l'elemento di unità vera del territorio, oltre che di grande prestigio, anche di grande occasione di sviluppo. Vorrei anche approfittare della presenza dell'onorevole Verini, autorevole parlamentare italiano, perché un'azione volta a rafforzare la diffusione della cultura scientifica sia anche
presa all'interno del Parlamento italiano. So già che c'è una legge, la legge 6/2000, credo abbia bisogno di migliori prospettive e di più agibilità. Quindi una festa che, oltre a parlare delle questioni di cui al tema, cerca di dare un messaggio che porta fuori la valutazione all'interno della festa e la mette a disposizione della società, della città, anche della politica. Perché se la politica segue queste cose, fa il suo dovere. E credo sia giusto che venga posto a chi si mette a contendere per governare Foligno questo problema. Noi che abbiamo lavorato a questa festa, solo per citare qualche numero, poco prima che io iniziassi a parlare vi erano 10.200 prenotazioni. Noi che abbiamo lavorato a questa festa, prima di cantar vittoria, aspettiamo che cosa succede in questi 4 giorni. Però abbiamo la consapevolezza di aver dato tutto noi stessi, di aver cercato di contattare tanti, ma qualificati, scienziati e scienziate. Ce ne sono 3 che non sono italiane, una è la dottoressa Case, l'ho vista poco fa, qui presente, viene dagli Stati Uniti d'America, per fare in modo appunto che il tema, la filosofia, ciò che è dietro a Festa di Scienze e di Filosofia, sia condiviso, sia allargato, sia potenziato. Da questo nostro sforzo stiamo avendo però delle soddisfazioni che non sono solo le nostre. Siamo stati invitati da Matera a rappresentare i festival della scienza in Italia in occasione dell'anno in cui Matera svolgerà la funzione di capitale europea della cultura. Il 21 di settembre un ragazzotto di bottega come me dell'Umbria andrà a parlare con eminenti organizzatori di festival italiani. Non è merito mio, è merito di chi ha lavorato con me, delle istituzioni, degli sponsor, del pubblico, della città di Foligno. Credo che questo sia, per chi ha lavorato, un grande riconoscimento e credo un punto di partenza per fare in modo che sempre di più la scienza rientri nei programmi, nei progetti, nell'ambizione, nel fare quotidiano dell'amministrazione, del comune, della regione, delle associazioni e anche di ciascuno di noi. Vi ringrazio, buona festa. Grazie professor Mingarelli. Adesso proseguiamo dando la parola alle autorità per un breve saluto. Visto che siamo un pochino in ritardo, chiederei a tutti la cortesia di utilizzare la famosa regola europea dei 5 minuti. Il primo a prendere la parola è il padrone di casa, il sindaco di Foligno Nando Mismetti. Vorrei chiedere un applauso particolare per il sindaco Mismetti, che è giunto al termine del suo secondo mandato. La Festa di Scienza e Filosofia è nata ed è cresciuta grazie anche al suo sostegno e a quello dell'amministrazione comunale da lui guidata, lo ha prima accennato il professor Mingarelli. Il Comune di Foligno ha fortemente creduto in questo progetto che ha qualificato, reso protagonista e fatto crescere la nostra città. Credo che tutti dovremmo essere grati a chi l'ha sostenuto e ora il testimone passa al futuro sindaco di Foligno, alla futura nuova amministrazione comunale e noi siamo certi, ma lo auspichiamo anche, che ci sia altrettanta sensibilità verso questa nostra manifestazione. Sindaco, grazie. Intanto, buonasera, benvenuti a tutti. Saluto tutte le autorità civili, religiose, saluto Sua Eccellenza il Vescovo,
l'onorevole Verini, l'assessore Barberini, consiglieri regionali, presidente della Fondazione. Intanto mi preme non solo ringraziare, io stasera ringrazierò prima di tutto il professor Renzini e il professor Mingarelli. Siete stati anima e cuore di questa città. Guardate, questa è stata per la nostra città, sta arrivando a domenica, come diceva Mingarelli, aspetteremo, non c'è niente da aspettare. Sarà anche bel tempo e quindi sarà un successo come già voi vi meritate. Ma questa è una settimana straordinaria per la città, che credo che se qualcuno un giorno scriverà la storia di questa città, come prima è stato ricordato l'11 aprile, la data della prima stampa della Divina Commedia, ma questa è un'altra settimana che andrà nell'albo della storia della città. Qualche giorno fa, martedì, abbiamo presentato l'accordo con l'Accademia di San Luca. L'Accademia di San Luca è un'accademia che ha 500 anni di storia. Per la prima volta in questi 500 anni sceglie di uscire da Roma. E guarda caso, sceglie Foligno come punto di promozione della cultura e a maggio, nei primi giorni di maggio, terranno la prima mostra di opere importanti dell'Accademia stessa. Questa mattina, insieme a Sua Eccellenza il Vescovo, abbiamo presentato un accordo che la città, penso, aspettava da decenni. E il Vescovo, come sempre, è preciso, puntuale nei messaggi alla nostra comunità, ha dato un messaggio di grande profondità. Questo accordo è una porta sul ponte, dove in altre parti si alzano invece i muri. E questo accordo prevederà il collegamento diretto tra la diocesi e il nostro museo di Palazzo Trinci. Quindi di nuovo un passo importante che questa città fa. E oggi apriamo la nona edizione della Festa della Scienza. Mingarelli prima ricordava il comune percorso, a battuta dico non ne ha ricordato uno, io sono stato un po' il ruffiano per farlo sposare con Mariangela, quindi questo non l'ha voluto ricordare nei rapporti personali, sono stato io a prepararlo, a sistemare la frittata, ma se uno chiude gli occhi e vede il 97 e dove siamo oggi, io veramente penso che questa città, grazie a tutti, perché non si raggiungono i risultati col protagonismo di uno solo, ma grazie a tutti, guarda dove siamo arrivati. E quando quei giorni del 97 stavamo sotto le macerie, non abbiamo solo pensato, già in quelle ore, a dover ricostruire, che era necessario e prioritario, ma bisognava pensare a un progetto di opportunità e di crescita e di futuro della città. E possiamo dire oggi, dopo poco più di 20 anni, ci siamo arrivati. Io l'ho sempre definita, lo sapete, per me io sono un po' felignate centrico, quindi Foligno è il centro del mondo, ma oggi possiamo dirlo veramente che siamo un centro importante del mondo, non più solo del nostro paese. E qui oggi arrivano 135 relatori di livello nazionale e internazionale, 145 conferenze concentrate in 3 giorni e mezzo, questo la dice lunga veramente dove siamo arrivati e grazie veramente al lavoro di tutti. In questo tutti io voglio ricordare 2 soggetti, le scuole. Le scuole sono qualcosa di un patrimonio straordinario di questa comunità. Io non finirò mai di ringraziare i dirigenti scolastici, gli insegnanti, ma soprattutto i ragazzi, che sono straordinari, pieni di energia. Basta liberarli e questa città ci è riuscita a liberarli. E se oggi siamo qui è anche a loro. E allo straordinario mondo delle associazioni. Non c'è città che ci rassomiglia. In tutti i campi, dall'arte allo sport, alla cultura, non c'è città che rassomiglia. E questo è dovuto a questa grande generosità, a questa professionalità, capacità che tanti cittadini della nostra città mettono a disposizione della propria comunità, della propria comunità. E guardate, voglio risottolineare un altro punto.
Noi in questi anni abbiamo affrontato due sfide gigantesche, il terremoto del 97 e la crisi economica e sociale pesante del 2007, come gran parte del mondo, non solo noi. E se l'abbiamo parzialmente vinta e se l'abbiamo comunque retta meglio di tanti altri, è perché noi abbiamo puntato su una priorità, la conoscenza e la cultura, come condizione per ricostruire i fondamenti delle nostre comunità. E questo ci ha dato ragione. E oggi possiamo dire con grande soddisfazione ci ha dato ragione. Io aggiungo solo questo. In questi 5 anni ho lavorato con caperbità per ritrovare una sintonia per l'intervento sull'area ex sacrificio. Perché non solo perché quell'area è strategica per la città, ma perché negli anni precedenti, dal 2014, in quel confronto era nata questa idea che prima il professore ricordava, che è il sogno di questa città, che è il sogno, è il passo in più che dobbiamo compiere nei prossimi 2-3 anni. Bene, ci siamo arrivati, si è ristabilito un rapporto con le proprietà, adesso sta a noi tutti lavorare con quello spirito che diceva prima Mingarelli, nell'interesse unitario della nostra città e del nostro territorio. E su questo io credo che proprio quello che si è riusciti a fare in questi anni, grazie a questi straordinari protagonisti, non verremo meno a raggiungere questo obiettivo che io da nonno, come diceva prima Mingarelli, sicuramente penso di portarci mio nipote. Auguri, buona festa. Grazie al sindaco Mismetti. Ora per un saluto chiamerei il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, il dottor Gaudenzio Bartolini. Buonasera, benvenuti. Porto i saluti della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e l'augurio per questa bellissima manifestazione. Noi della Cassa di Risparmio di Foligno siamo particolarmente orgogliosi di questa manifestazione perché, come ricordava prima il Presidente, chi mi ha preceduto ha immediatamente aderito all'idea di sostenere questa manifestazione. Questo sta a dimostrare che se ci sono delle idee, ci si mette insieme, si ha la determinazione, si è determinati e si lavora, si ottengono successi grandissimi come questo. Si è parlato, ne ha parlato il sindaco, ne ha parlato il professor Mingarelli, della ricchezza che la nostra città ha per tutte quelle associazioni di volontariato che in continuazione prestano gratuitamente la propria opera e la propria professionalità. Ecco, in questa manifestazione tutto questo si accentua e la cosa importante che a me piace di più è il coinvolgimento dei giovani. Ci sono più di 300 giovani che hanno partecipato alla realizzazione di questa manifestazione. E per i giovani è una cosa importantissima perché per la prima volta passano dalla teoria alla pratica, iniziano a lavorare, iniziano a conoscere meglio il nostro territorio, ad amarlo. Veramente è un grande successo e questa è una manifestazione della quale tutti noi siamo orgogliosi. Ogni anno, quando leggiamo a consuntivo i numeri, io mi chiedo, ma l'anno prossimo ce la faranno? Riusciranno? Io dico assolutamente di sì. L'anno prossimo ci sarà il 10° anno, quindi sarà un anno importante. Io vedo qui autorità, sponsor. Dobbiamo fare un ulteriore sforzo. Questa non è più una manifestazione della nostra città, è una manifestazione che riguarda tutta la regione e non solo. E quindi dobbiamo assolutamente tutti insieme sostenerla ancora di più
e fare per quanto possibile di questa manifestazione una manifestazione ancora più grande. I ringraziamenti chiaramente vanno a tutti coloro che hanno lavorato, che hanno creduto, e sicuramente questi giorni raccoglieranno con soddisfazione, vedranno con soddisfazione il successo di questa manifestazione. Faccio uno sponsor Prodomo Fondazione. Per chi lo conoscesse, la Fondazione, fra le altre cose, finanzia e sostiene in modo consistente l'arte contemporanea. Abbiamo presso un sito molto particolare un'opera fra le più importanti dell'arte contemporanea, che è la Calamità Cosmica. Mi pare che presso una delle sale della Calamità Cosmica ci saranno alcune riunioni. Per chi non l'avesse mai fatto, io invito a vedere questa opera, perché è veramente qualcosa di eccezionale. Comunque, auguri e buon lavoro. Adesso brevemente un saluto del professor Renzini, che è il presidente del Laboratorio di Scienze Sperimentali. Buonasera. Ecco, quando esaminiamo il programma di questa nuova edizione di Festa di Scienza e Filosofia, appare subito l'ampiezza dei contenuti, con un quadro di conferenze e di eventi collaterali ancora più ricco di quello degli anni precedenti. In una visione possiamo considerare sistemica rispetto ai grandi sviluppi delle conoscenze scientifiche del nostro tempo. Il tema quest'anno è evocare il mondo, l'esplorazione della realtà, che a mio giudizio è stata mirabilmente espressa nella immagine che è stata creata dalla nostra esperta grafica nel pubblicizzare l'evento. Viene simbolizzata l'esplorazione del spazio cosmico e delle profondità insondate, anche in senso simbolico. Abbiamo visto, si vedono anche il problema della conservazione ambientale, dei cambiamenti climatici e anche dello sviluppo delle metropoli in relazione a quelli che sono i sorprendenti sviluppi tecnologici. Ecco, la suddivisione quest'anno in 7 aree tematiche risulta utile per inquadrare gli ambiti entro i quali prevalentemente si muove il progresso scientifico, con inedite opportunità per il futuro che inevitabilmente comporteranno delle problematiche di natura sociale, etica e giuridica. Il fatto, per la presenza di eminenti relatori e i partner scientifici rappresentati oltre ai due atenei, dai più importanti enti di ricerca italiani, suggella l'importanza culturale di questo nostro avvenimento che ha maturato, ha consolidato nel tempo uno straordinario consenso. Il professor Mingarelli ricordava il ventennale del Laboratorio di Scienze Sperimentali, e quindi questa nostra festa di scienza e filosofia coincide con le celebrazioni per i 20 anni del laboratorio, 20 anni che ho vissuto sin dall'inizio, in cui ho assistito ad un crescendo di opportunità per formative per i giovani, ma anche con un incedere di iniziative culturali a favore della più ampia popolazione, e prime tra questi soprattutto Festa di Scienza e Filosofia, che rappresenta il compimento più alto e ambizioso. Quindi sento il dovere di esprimere un particolare, non dico ringraziamento, un sentimento proprio di ammirazione e di ringraziamento per tutti coloro che operano nel Laboratorio di Scienze Sperimentali. Naturalmente, prima di tutti, il professor Mingarelli per la sua guida evidente, che tutti quanti gli riconosciamo, illuminata, i vari componenti dello staff che operano presso la segreteria e operano anche presso
i vari laboratori e alla realizzazione dei vari progetti. Però va anche sottolineato il ruolo della vasta gamma di soggetti tra enti, istituzioni, associazioni, singole persone che si sono ritrovati in un impegno congiunto mirato a valorizzare questo nostro convegno di primavera, contribuendo a far sì che Foligno venga a costituire un importante luogo di riferimento per la cultura scientifica nel nostro paese. Infine, una menzione particolare agli studenti delle scuole, da un lato protagonisti dei vari momenti organizzativi della festa, dall'altro destinatari privilegiati di un gran numero di conferenze e attività collaterali, tutte mirate a far permeare le conquiste del sapere scientifico e a confrontarsi con le idee che muovono una società sempre più complessa. Vi ringrazio per l'attenzione. Adesso vorrei chiamare sul palco Sua Eccellenza Monsignor Gualtiero Sigismondi, Vescovo di Foligno, per un saluto. Nella persona del Sindaco saluto tutte le autorità, tutte, con profonda gratitudine. E con entusiasmo sincero saluto il professor Pierluigi Mingarelli, anima del comitato scientifico di questa festa di scienza e di filosofia che nel giro di pochi anni ha raggiunto una quota e una velocità di crociera altissime. Una delle sezioni di questa nona edizione ha come titolo i cambiamenti climatici. E nella prospettiva dell'ecologia integrale della Laudato Si di Papa Francesco, la questione ambientale e specificamente il rapporto ambiente-lavoro costituisce una chiave di volta della transizione delicata che il mondo intero sta attraversando. Di fronte alla somma dei problemi che incombono sull'umanità, lo sguardo della Laudato Si apre una via di speranza per tutti gli uomini di buona volontà, ricomprendendo aspetti che in genere sono tenuti separati, questione ambientale, questione sociale, questione economica. Alla base c'è l'idea che tutto è in relazione, che nulla, né il singolo individuo con i suoi desideri, né l'economia con le sue esigenze, né la tecnica con le sue innovazioni, può darsi in modo assoluto, dissociato da tutto il resto. Una relazionalità costitutiva dunque che tocca il cuore della questione antropologica contemporanea, arrivando però a coinvolgere direttamente gli stili di vita, ma anche le scelte di fondo di ordine politico ed economico. Custodisco come gemma preziosa nella mia memoria una frase lapidaria di Roberto Benigni, con cui saluto tutti, augurando buon lavoro. Il creato non lo abbiamo ricevuto in eredità dai nostri padri, ma lo abbiamo ricevuto in prestito dai nostri figli. Allora, come è stato già detto, la Festa di Scienza e Filosofia è un evento in grado di promuovere non solo Foligno, ma l'Umbria intera in Italia e nel mondo. E ora vorrei dare la parola all'assessore regionale alla sanità e al sociale della Regione Umbria, Luca Barberini, che tra l'altro, come è stato anticipato dal professor Mingarelli, ha depositato insieme ad altri consiglieri una proposta di legge per la promozione della cultura scientifica e tecnologica. Assessore. Salve, diciamola tutta, mi hanno fregato in questa presentazione perché dovevo essere un semplice uditore, ero in platea ad ascoltare. Porto comunque i saluti
dell'amministrazione regionale, porto i saluti della Presidente Marini che dovrebbe anche arrivare per quantomeno in questa inaugurazione. Ho ascoltato soprattutto tutti gli interventi, l'inizio, e mi è piaciuto molto l'aspetto del recuperare la retta via in questo mondo che sta profondamente cambiando, un mondo che però dobbiamo provare a raccogliere le sfide, provare a interpretarlo e provare in qualche modo, soprattutto chi è impegnato nelle istituzioni, nella politica, a cercare di migliorarlo e lasciarlo anche migliore, nel modo migliore rispetto a cui in cui lo abbiamo trovato. Credo che la festa della scienza dà il proprio contributo, lo fa in maniera autorevole, forte, decisa, una festa della scienza che valorizza la comunità nella sua interezza, e la comunità ha un senso quando questa comunità cresce. Sapere che oggi ci sono in questa dopo alcuni anni abbiamo una partecipazione così importante, così attenta, con esperti, con autorevoli soggetti, persone che portano le loro testimonianze, sapere che possiamo contare sulla presenza di oltre 10.000 persone, credo che sia sicuramente un motivo di orgoglio per la nostra città, per la città di Foligno, ma giustamente per tutta la nostra regione. Una festa che indubbiamente pone da spazio ai nostri giovani. Troppo spesso viviamo in una situazione in cui ai nostri giovani diciamo che sono solo la nostra speranza e il nostro futuro, e con queste dichiarazioni non facciamo altro che dire ai nostri giovani che il loro spazio si avrà solo in un domani, e differiamo il loro invece protagonismo, il loro entusiasmo, le loro competenze, la loro voglia di conoscere e di esplorare questo mondo. Credo che dobbiamo sottolineare che siamo di fronte ad una festa che ha questa grande capacità di coinvolgere il mondo, le scuole, attraverso gli insegnanti, attraverso gli studenti, attraverso i dirigenti scolastici, in un momento in cui la scuola non sempre è considerata per il grande contributo di formazione e di educazione che riesce a dare ai nostri giovani. Una festa della scienza che non si ferma allo scontato, e forse questo è il messaggio più nuovo. Chi parla di scienza non può fermarsi a constatare l'evidente, a constatare come è la nostra attualità, ma cercare di esplorare, capire quali soluzioni mettere in campo e capire come può essere, che quali azioni mettere a disposizione la nostra comunità. Una festa della scienza che a mio avviso da piena attuazione a quello che è uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, una nostra Costituzione che ci hanno lasciato in eredità, una Costituzione che ancora tanti riconoscono di grandissima attualità, e che nell'articolo 9 dice proprio che la Repubblica valorizza la cultura e valorizza la cultura, promuove la cultura e valorizza la cultura scientifica. Bene, credo che la festa della scienza qui a Foligno in qualche modo dà il contributo vero, autentico, anche per dare attuazione a quel principio costituzionale. Lo fa in maniera importante, decisa, con tutti questi interventi che via via ci saranno in questi 3 giorni nella nostra città, e per tale ragione abbiamo anche provato noi come comunità regionale, come consiglieri regionali, qui mi spoglio del ruolo d'assessore, a in qualche modo provare a sostenere eventi di questo tipo, provare a sostenere iniziative di questo tipo attraverso una legge specifica, una legge che abbiamo ripresentato in consiglio regionale qualche giorno fa, l'ho presentata insieme ai colleghi, a Carla Casciari che è presente in sala, e al consigliere Gianfranco Chiacchieroni, proprio per partire da queste esperienze che viviamo nella nostra comunità regionale e per cercare di far capire che queste esperienze debbono avere un futuro e debbono avere una prospettiva, e per tale ragione una legge regionale che sostenga questo tipo di attività, questo tipo di manifestazioni è quantomeno necessaria. Colgo l'occasione per ringraziare il professor Renzini e il professor Mingarelli, perché noi siamo qui e viviamo questi momenti, li viviamo
in questi 4 giorni, ma per vivere per in maniera entusiasmante questi giorni c'è bisogno di un lavoro vero, un lavoro che dura un anno, perché il professor Mingarelli e il professor Renzini non l'hanno detto, insieme con i loro collaboratori già stanno pensando alla manifestazione del prossimo anno, perché iniziative di questo tipo non possono certamente essere realizzate solo con qualche giorno di preparazione, vanno costruite, vanno progettate, vanno in qualche modo cercato di coinvolgere tante persone e tante istituzioni. Per fare questo serve un lavoro duro, un lavoro importante, un lavoro che appunto impiega un intero anno, quindi credo che sia giusto riconoscere a loro questo entusiasmo e questo impegno, ma anche riconoscere che questo impegno e questo entusiasmo va in qualche modo sostenuto con una comunità che si sta allargando sempre di più. Però dico grazie per tutto quello che fate, grazie per questa bellissima esperienza, questa bellissima manifestazione che ci state donando ormai da tanti anni. Grazie Assessore Barberini. Adesso iniziamo, diamo il via alle conferenze della nona edizione della Festa di Scienza e Filosofia, finalmente. Allora, chiedo la collaborazione del pubblico per procedere in maniera ordinata. Allora, mi dicono, comunicazione di servizio, chi non ha la prenotazione per la conferenza purtroppo chiediamo di uscire, perché fuori c'è gente in fila che ha prenotato perché si poteva appunto prenotare. Chi ha la prenotazione può restare in sala tenendola in evidenza e mi raccomando, chi deve uscire soltanto dall'ingresso posteriore, seguite le indicazioni dei volontari che vi accompagneranno. Appena le persone sono sistemate, io le chiamo, lo chiamo sul palco e gli faccio un grande. Ti do la parola. Chi deve uscire, lo ricordo, dalla porta posteriore che è stata appena aperta, vi chiedo di fare il più velocemente possibile. Sei riuscita a stare in un'ora, sì, ce l'hai fatta a stare in un'ora. Certo, ho iniziato mezz'ora dopo, adesso però che entrano sul sistema, su altri 5-6 minuti. Io sarò tiranna con Gabriele Inverti, vediamo un po'.
Signori, scusate, vi chiedo di accelerare per favore i vari passaggi, siamo un pochino in ritardo. Allora, mentre ci stiamo sistemando, e scusate se lo ripeto, ma dobbiamo essere un pochino più veloci perché abbiamo accumulato un po' di ritardo e ci scusiamo con le persone che erano fuori e che hanno prenotato. Allora, come dicevamo, siamo arrivati al momento di dare il via ufficialmente alle conferenze della nona edizione della Festa di Scienza e Filosofia e partiamo subito alla grande perché abbiamo qui con noi un grande. Abbiamo cioè Umberto Galimberti, filosofo, giornalista del quotidiano La Repubblica, che ci parlerà di come si è trasformato il mondo nell'età della tecnica e sarà introdotto da Maria Paola Sebastiani, che è la dirigente del liceo scientifico Marconi di Foligno, a cui lascio la parola. Benissimo, gentile pubblico, siamo al dunque, si comincia davvero e abbiamo anche la traduzione nella lingua dei segni, perché vogliamo che questo messaggio arrivi forte e chiaro, arrivi a tutti. La Festa di Scienza è infatti un momento di divulgazione rispetto al quale c'è un approccio molto ampio. Ci sono i ragazzi la mattina, io faccio la preside, quindi vedo con quanta passione partecipano agli incontri con personalità di spicco della nostra cultura. E ci sono appuntamenti pomeridiani ai quali partecipiamo in tanti, non tutti necessariamente filosofi, scienziati, ma comunque attenti e desiderosi di andare avanti, di arrivare alla nostra personale area di sviluppo prossimale. Stasera con noi abbiamo appunto un grande intellettuale, un filosofo, Galimberti, noto credo ai più anche per le sue comunicazioni nella televisione. Mentre ero seduta vicino a lui ci aveva un messaggino della Gruber, dice: che vuole la Gruber da me quando dovrò intervenire alla prossima trasmissione? È lì seduto in prima fila e tra un attimo lo chiameremo qui a questo tavolo. È sociologo, psicoanalista, accademico, grande scrittore e anche giornalista. La sua scrittura è lucida e acuminata e stasera vedremo se anche la sua comunicazione orale, verbale, la sua possibilità di interagire con noi ci affascinerà. Io personalmente ho sempre molto amato la sua scrittura, quindi sono molto contenta ed onorata di presentarlo stasera qui. Ci interrogheremo con lui sulle grandi domande di senso. La filosofia sempre ci sollecita. Più che dare delle risposte, probabilmente ci aiuta a formulare più compiutamente le nostre domande. E in questo momento di grande dinamismo, di trasformazioni, in un mondo che è davvero in grande evoluzione, punto di domanda, perché non sappiamo bene il segno di questo cambiamento, in questo momento comunque il rapporto fra tecnica e scienza è cruciale. Quindi all'interno di questa festa di scienza e filosofia
La querelle che stasera andremo ad investigare con l'aiuto di questo grande pensatore della contemporaneità ci aiuterà a cogliere alcuni aspetti di quello che può essere il nostro presente, capire se ci stiamo muovendo in una direzione positiva in cui siamo in grado di controllare questo dinamismo, siamo davvero, come ingenuamente si può pensare, in grado di usare la tecnica come un semplice strumento, come qualcosa di neutro, che non ci condiziona, che ci lascia dominus, che ci lascia padroni delle nostre scelte, o al contrario capire in controluce cosa c'è, quali sono le questioni che restano acquattate e che cambiano il nostro modo di vedere il mondo oltre che di interagire con lo stesso. Ecco, stasera cercheremo di, insieme a Galimberti, di scoprire qualcosa di più di questo uomo che nasce, come diceva qualcuno, piantato in asso dagli istinti, e mentre un cavallo immediatamente dopo la nascita è in grado di muoversi, è già autonomo, o un pulcino, o un cagnolino, un gattino, un qualunque altro animale, essere vivente, per l'uomo questo percorso di iniziazione alla vita passa attraverso una lunga neotenia, una fase in cui dobbiamo apprendere e rispetto alla quale siamo in un guscio che l'esperienza degli altri, di chi ci ha preceduto e anche la tecnica che è stata elaborata fa la differenza. Ma questa tecnica ci contiene o siamo noi in grado di contenerla? Ci permette di essere davvero padroni del nostro destino? Come ci interfacciamo con la stessa? Quali sono le scelte etiche che si aprono? Quali gli scenari? Ecco, con un grandissimo applauso accogliamo su questo palco Galimberti, che ci intratterrà su tutto questo. Prego, professore. Ci parla da questo diretto spazio, quindi viene in piedi il professore, e con lui cercheremo di capire come ci si può anche educare alla tecnologia, ma anche con la tecnologia, come questa presenza ci apre un futuro utopico o distopico. Grazie. Buonasera. La preside che mi ha presentato ha già detto l'essenza della mia conferenza. Si è chiesta se la tecnica è uno strumento nelle mani dell'uomo oppure qualcos'altro. E la tesi che sosterrò è che la tecnica non è più uno strumento nelle mani dell'uomo, come sempre è stata, ma è diventata il soggetto della storia. E la trasformazione che ha determinato è quella che pone questa domanda, che la questione d'ora innanzi non sarà più cosa possiamo fare noi con la tecnica, ma che cosa la tecnica può fare di noi. E già se ne vedono i prodromi, perché è tipico della tecnica la progressiva emarginazione o marginalizzazione dell'uomo. Questa è la tesi. E vediamo le ragioni per cui sosteniamo questa tesi. Dunque, c'è un senso in cui è possibile dire che la tecnica è l'essenza dell'uomo, perché, lo ricordava poc'anzi la preside nella sua introduzione, l'uomo, a differenza degli animali, non dispone di istinti. L'istinto è una risposta rigida a uno stimolo. Gli uomini non hanno risposte rigide a uno stimolo. Se io faccio vedere un pezzo di carne a una mucca, la mucca non lo mangia. Se gli faccio vedere un covone di fieno, lo mangia. L'uomo non ha risposte rigide agli stimoli, neanche il famosissimo istinto sessuale è così poco istintivo che io, in presenza di una pulsione sessuale, posso dedicarmi a tutte le perversioni, cosa che non sembra sia concessa agli animali. Così come posso consegnare una meta non sessuale a una pulsione sessuale,
posso fare un'opera d'arte, scrivere una poesia, quello che Freud chiama sublimazione. Siccome l'uomo non ha istinti, è un essere indeterminato. È un essere indeterminato e questa indeterminazione noi la chiamiamo libertà. Non è che siamo liberi, siamo indeterminati. Non siamo codificati dagli istinti. E proprio perché non siamo codificati dagli istinti abbiamo bisogno di educazione, abbiamo bisogno di istituzioni, i quali contengono una pulsionalità incontrollata, indeterminata, non codificante, e quindi tale che non ci dà un indirizzo di vita se noi non costruiamo città, istituzioni, leggi. Queste cose non le dico io, le dice Platone. Nel Protagora Platone dice che Zeus ha consegnato a Epimeteo, Epimeteo è il fratello di Prometeo, è colui che pensa dopo, Epi, dopo, quindi l'improvvido, lo stupido, di dare a tutti i viventi la loro qualità. Ed Epimeteo consegna a tutti i viventi la loro qualità, che sono poi il corredo istintuale. Ma siccome è improvvido, arrivato all'uomo, non dispone di alcunché. E allora Zeus, preso pietà degli uomini, chiede al fratello di Epimeteo, Prometeo, la parola vuol dire colui che vede in anticipo, dai a questi viventi la tua virtù. E la virtù di Prometeo è appunto quello di vedere in anticipo, prometis. Per cui Hobbes nel 1600 non avrà difficoltà a dire che mentre gli animali mangiano quando hanno fame, l'uomo è affamato anche della fame futura, cioè si fa carico del cibo di cui avrà bisogno anche quando ha lo stomaco pieno, perché antevede, perché anticipa il futuro. Questa è la virtù umana. Ne consegue allora che dobbiamo abbandonare radicalmente quella definizione che definisce l'uomo animale razionale. L'uomo con l'animale non ha proprio nessuna parentela, perché gli manca la caratteristica dell'animalità, che è l'istinto. Queste cose le dice in qualche modo Platone, le ribadisce Kant, le dice Novalis, le riprende Nietzsche, nel Novecento le sottolinea Bergson, Galen, che sottolineano appunto questa assoluta non somiglianza della dimensione umana rispetto alla dimensione animale. E allora cosa succede? Succede che a compensazione di questa carenza istintuale l'uomo non avrebbe potuto sviluppare la sua storia, si sarebbe estinto se non avesse ideato un'azione tecnica. La tecnica incomincia quando, non riuscendo a raggiungere una banana con il proprio braccio, questo essere non codificato, privo di istinti, incapace di regolare la propria esistenza se non scegliendo di volta in volta la propria strada, prende un bastone e si procura la banana. Sotto questo profilo la tecnica è in qualche modo l'essenza dell'uomo. Il problema della tecnica viene tematizzato dal mondo greco. Non poteva essere tematizzato nella tradizione giudaico-cristiana, perché la tradizione giudaico-cristiana prevede che la natura sia opera di Dio e perciò stesso buona, è consegnata ad Adamo per il suo dominio. Nel Genesi leggiamo: dominerai sugli animali della terra, sui volatili del cielo, sui pesci delle acque. E questa è anche la ragione per cui l'Occidente, che è cultura cristiana, il cristianesimo non è solo una religione, vediamo un po' di sbrogliare un po' le nostre pigre mentalmente, non è una religione, sono cristiani coloro che credono in Dio, coloro che non credono in Dio, coloro che non sanno se credono o credono in Dio, tutti gli occidentali sono cristiani. Sono cristiani perché il cristianesimo è un inconscio collettivo, è un'antropologia che ci appartiene in maniera radicale, caratterizzata da un ottimismo grandioso, per cui mentre i greci pensavano che l'età dell'oro fosse alle loro spalle, il mondo giudaico-cristiano, più cristiano che giudaico, pensa invece che il futuro è il tempo dell'assoluta positività,
per cui il passato è male, peccato originale, il presente è redenzione, il futuro è salvezza. La scienza, ben lungi dall'essere estranea al cristianesimo, ne è l'esatta esecuzione laica. Il passato è ignoranza, quindi è negativo, il presente è ricerca, il futuro è progresso, cristianesimo puro. Marx è un grande cristiano. Il passato è negativo, ingiustizia sociale, il presente è esplosione delle, far esplodere le contraddizioni del capitalismo, il futuro, giustizia sulla terra. Il futuro è sempre positivo. Questa è la cifra dell'Occidente immessa dal cristianesimo. Lo stesso Freud, che scrive un libro contro la religione, intitolato L'avvenire di un'illusione, ci dice che le nevrosi, i traumi si formano nel passato, presente analisi, futuro è guarigione. Questa prospettiva che il futuro porta rimedio ai mali del passato ha costituito proprio un'iniezione di ottimismo in questa civiltà, corredato per giunta dall'ordine divino di dominare la natura, e questa è anche la ragione per cui scienza e tecnica sono nati in Occidente e non altrove. In Occidente in quanto evento cristiano. Pensate che Bacone, nel Novum Organum, dice che attraverso la scienza e la tecnica noi ridurremo le pene conseguenti al peccato originale, perché attraverso la scienza e la tecnica ridurremo la fatica del lavoro. Ma ricordate, tra le maledizioni di Dio c'era anche guadagnerai il pane col sudore della fronte, e ridurremo il dolore, partorirai col dolore. Quindi scienza e tecnica vengono iscritte nell'ordine della redenzione. Ecco, quindi queste cose vanno conosciute. Non pensiamo che scienza e tecnica nascono così, per caso, no? Nascono per questo portato cristiano potentissimo. In termini di ottimismo e in termini di comando, per cui non costituisce nessuna obiezione dominare la natura. Per il greco sì, invece, perché il greco pensa che la natura sia quello sfondo immutabile che nessun dio, nessun uomo fece. Sempre è stato e sarà. L'uomo non è al vertice del creato, ma al pari di tutti i viventi nasce, cresce, genera, muore. La morte è presa seriamente, non c'è una vita ultraterrena. I greci parlano dell'uomo come del mortale. Omero lo chiama l'uomo brotos, colui che è destinato a morire. Platone lo chiama zenetos, da zanatos, mortale. La natura è caratterizzata da una crudeltà innocente, perché per la sua continuità deve sacrificare gli individui, perché ha bisogno del rinnovamento continuo degli individui. Per cui la morte è funzionale all'ordine naturale. E allora ecco che sorge il problema della tecnica. A mettere in circolazione Eschilo, prima ancora della filosofia, nel Prometeo incatenato Eschilo si chiede: ma è più forte la tecnica o più forte le leggi che governano la natura? La domanda è rivolta a Prometeo. E Prometeo risponde: tecne dananches astenestera macro, la tecnica di gran lunga più debole della necessità, del vincolo che la necessità pone alle leggi di natura. A questo punto tutto è tranquillo. Anche Sofocle dice che l'aratro offende la terra, ma la terra si ricompone dopo il suo passaggio. Anche la nave solca le acque del mare, ma la calma trasognata delle acque ricompone la quiete. Tutto tranquillo. E però perché tutto tranquillo? Perché la tecnica a disposizione dei greci era una tecnica molto elementare, e quindi l'uomo poteva ancora considerarsi soggetto della storia e padrone del mondo, e la tecnica poteva essere considerata uno strumento nelle mani dell'uomo. Siccome questa condizione si protrae per secoli, questo ci autorizza a fare un salto fino al 1600, quando nasce quello scenario assolutamente nuovo, che spero che in questo festival della scienza e della tecnica venga in qualche modo sottolineato, quando nasce la scienza moderna. Qui chiedo un piccolo sforzo di attenzione, perché capito questo abbiamo capito tutto. Dicono Cartesio, Galileo,
Baccone, non ho via l'acqua che mi dà fastidio, dopo lo rovino, lo muovo le mani, faccio un disastro, non rida che se interrompiamo la serietà del discorso. Allora, nel Baccone, cioè scusate, Hobbes, Cartesio, Galileo, nasce la scienza moderna. Cosa vuol dire la scienza moderna? Vuol dire che costoro si chiedono, noi non possiamo più continuare come facevano i greci che contemplavano la natura nel tentativo di catturarne le costanti e con queste costruire la città secondo natura e la condotta umana secondo natura. Nostro compito, dice la scienza moderna, dice Cartesio, è quello di anticipare delle ipotesi, vedere se la natura attraverso l'esperimento corrisponde alle nostre ipotesi. E se la natura conferma le nostre ipotesi, assumeremo le nostre ipotesi, quelle elaborate da noi scienziati, quelle elaborate dall'uomo, le assumeremo come leggi di natura. Questo è il metodo scientifico. Ancora oggi si procede così. Si anticipano delle ipotesi, si verificano con l'esperimento. Se l'esperimento conferma le ipotesi, si assumono le ipotesi come leggi di natura. A questo punto l'uomo diventa il soggetto del mondo, perché sono le sue ipotesi che determinano le leggi di natura. Leggi eterne? No, signore. Leggi che funzionano finché non ne troviamo di migliori, finché non ne troviamo di più esplicativi o di più comprensivi, per cui la scienza non teme la sua negazione. Se la religione dice Dio non esiste, collassa. Se il diritto dice il giusto e l'ingiusto non esistono, collassano. Se l'etica dice che il bene e il male non si contrappongono più, collassa. La scienza non teme i suoi errori. Anzi, gli errori sono la condizione per un'elaborazione ulteriore, ancora più potente di ipotesi, tale da garantire una comprensione del mondo ancora più significativa. La scienza non ha la sua negazione, divora la sua negazione. Se scoppia la centrale di Chernobyl, a chi si ricorre? Alla scienza e alla tecnica. Anche qui, attenzione, guai a separare scienza e tecnica. Non pensiamo che la scienza sia pura e la tecnica è buona o cattiva secondo dell'uso che se ne fa. No, la tecnica è l'essenza della scienza. Perché la scienza non guarda il mondo per contemplarlo. La scienza guarda il mondo per manipolarlo. Sarebbe come se in un bosco andasse un poeta e un falegname, i due non vedono la stessa cosa, anche se lo spettacolo che si offre a entrambi è lo stesso, perché il falegname vede già mobili e sedie. La scienza non ha uno sguardo contemplativo, la scienza ha uno sguardo manipolativo. Quindi l'intenzione scientifica è già tecnica. E quindi potremmo parlare tranquillamente, con una parola formulata negli ultimi decenni, di tecnoscienza. Non c'è quella separazione per cui la scienza è pura e la tecnica è buona o cattiva secondo dell'uso che se ne fa, no. Tecnoscienza. Di questa rivoluzione, siccome le leggi della scienza sono quelle elaborate dall'uomo, Cartesio può dire esattamente che l'uomo diventa dominator et possessor mundi, padrone e signore del mondo. E io non ho nessuna difficoltà ad affermare che l'essenza dell'umanesimo non sono le chiare lettere, non sono il De Dignitate Hominis di Lorenzo Valla, non è la letteratura, l'essenza dell'umanesimo è la scienza, attraverso la quale l'uomo diventa dominator e possessor mundi, è in grado di cambiare il mondo. E così è stato, così è stato. Però, nonostante questa grande trasformazione che Kant nomina rivoluzione copernicana, perché dice Kant, una volta noi ci comportavamo nei confronti della natura come degli scolari che bevono tutto quello che dice il maestro, ora con Galileo e Torricelli, e fa proprio questi due nomi, Kant nella prefazione alla Critica della ragion pura, ci comportiamo non come degli scolari che bevono tutto quello che dice il maestro, ma come un giudice che obbliga l'imputato, in questo caso la natura, a rispondere alle sue domande. L'umanesimo è la scienza moderna. Il principio umanistico è questo.
Bene, facciamo un salto di 200 anni per la semplice ragione che qui abbiamo fatto l'impianto teorico nel 600 di come procederà lo sviluppo della scienza e della tecnica, ma però le cose andavano avanti come prima, la terra veniva arata come ai tempi dei babilonesi, le macchine erano ancora elementari. Arriviamo all'inizio dell'Ottocento quando Hegel, nel suo trattato di logica, dice due cose formidabili. La prima è che la ricchezza delle nazioni non sarà più, come aveva detto Adam Smith 40 anni prima di lui, nel possesso dei beni, ma la ricchezza delle nazioni sarà costituita dal possesso degli strumenti. Perché mentre i beni si consumano, chi ha le macchine produce i beni. Quindi chi ha le macchine finirà con essere più ricco di chi ha i beni. Questo Hegel, 40 anni dopo che Adam Smith aveva scritto il suo primo trattato, il primo trattato di economia politica, sull'origine e la natura della ricchezza delle nazioni. Secondo teorema, questo è ancora più importante, decisivo. Dice Hegel, quando un fenomeno aumenta quantitativamente, sto parlando di quantità, non abbiamo solo un cambiamento quantitativo del paesaggio, ma abbiamo un mutamento qualitativo radicale del paesaggio. L'aumento della quantità cambia la qualità. Questo è stato ricordato un terremoto che avete subito nel 97. Se oggi venisse un terremoto di 2 gradi dalla scala Mercalli non ce ne accorgeremmo neanche. Se venisse uno di 9 gradi, ecco qui aumento della quantità, questo paesaggio non c'è più. Cambiamento qualitativo del paesaggio. Questo dice Hegel. Il primo a sfruttare questo argomento è stato Marx, il quale ha detto: tutti ritengono che il denaro sia un mezzo per realizzare 2 scopi, la soddisfazione dei bisogni e la produzione dei beni. Ma, dice Marx, se il denaro aumenta quantitativamente fino a diventare la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e per produrre qualsiasi bene, il denaro non è più uno strumento, ma è il primo fine, per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni. Se noi applichiamo questo argomento di Hegel, che Marx ha applicato all'economia, lo applichiamo alla tecnica, se la tecnica è la condizione universale per realizzare qualsiasi cosa, la tecnica non è più un mezzo, non è più uno strumento. Se è la condizione universale per realizzare qualsiasi cosa, la tecnica diventa il primo fine, in assenza dei quali gli scopi, i fini, si traducono in sogni. Non so, vi sarete chiesti prima qualche occasione per quale ragione l'Unione Sovietica è crollata nel 1989 e non nel 1960. Perché nel 1960 la tecnica sovietica era enormemente più avanti della tecnica del suo antagonista americano. Quelli vecchi come me si ricordano che nel 1960 l'Unione Sovietica è stato il primo paese al mondo a lanciare uno Sputnik nello spazio quando gli americani non erano ancora in grado di farlo. A quel punto lo scopo, la diffusione dell'egemonia comunista, restava in piedi. Ma nel 1989, quando la tecnica sovietica era enormemente inferiore alla tecnica americana, lo scopo, l'egemonia del comunismo, collassa. E allora è la tecnica a decidere le sorti. Incomincia ad essere la tecnica a decidere le sorti della storia umana. Io qui illustrerò brevemente, visto che abbiamo poco tempo perché dobbiamo recuperarlo per gli interventi successivi, 2 scenari. Il primo scenario è lo scenario politico. Cosa vuol dire politica nell'età della tecnica? Platone aveva stabilito che la politica, aveva definito la politica basilike techne, tecnica regia. Perché? Perché mentre le tecniche sanno come si fanno le cose, la politica decide se e perché si devono fare. Quindi alla politica spetta il momento decisionale. Oggi non è più così, perché la politica non è più il luogo della decisione, perché per decidere la politica deve guardare l'economia,
E quindi la politica è depotenziata. Non è più il luogo dove si decidono le cose. Cosa fanno i politici? Vanno in televisione oppure raccolgono dei sentimenti popolari di destra, di sinistra, ma non è più il luogo della decisione. Ma neppure l'economia è il luogo della decisione, perché l'economia per i suoi investimenti guarda le risorse tecnologiche. Quando diciamo noi potremo superare la concorrenza dei cinesi solamente attraverso innovazioni tecnologiche, stiamo dicendo che il luogo ormai dove si decidono le cose è la tecnica. Ma la tecnica non ha scopi, la tecnica non apre scenari di salvezza, la tecnica non dischiude orizzonti di senso, la tecnica funziona. La tecnica tende solamente al suo autopotenziamento, perché essendo percepita da tutti come la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, la tecnica tende solo al proprio autopotenziamento, senza più nessun orizzonte di senso che non sia il suo sviluppo incondizionato. La tecnica poi mette a rischio un eufemismo ottimistico. Secondo me è già finita la nostra democrazia, perché la tecnica butta sul tavolo tematiche intorno a cui la competenza media di noi non è in grado di scegliere. Se mi dicessero se bisogna tenere aperte o chiudere le centrali nucleari, io per decidere con competenza dovrei essere un fisico nucleare. E siccome non sono un fisico nucleare, decido sulla base di suggestioni irrazionali. Sulla base, siccome io credo in quel politico, mi fido del suo parere. Oppure, siccome sono religioso, mi fido della parola del Papa. Oppure, siccome appartengo a questa ideologia, mi fido del mio partito. Oppure, perché sono suggestionato da questo o quest'altro. Ma come dice bene Platone, la democrazia o è in grado di sostenere le proprie tesi con argomenti, o se si lascia suggestionare dagli sofismi, dai paralogismi dei sofisti o dalla mozione degli affetti dei retori, non è democrazia, perché si muove su base irrazionale. Tant'è che Platone, dopo aver inventato la democrazia, dice: siccome gli ateniesi sono ancora molto ignoranti e non sono in grado di liberarsi dalle suggestioni dei sofisti e dei retori, nei confronti dei quali Platone, dei 34 dialoghi che ci ha lasciato, ben 14 sono contro sofisti e retori, lui che ha inventato la democrazia dice: finché il popolo ateniese non è educato, non è colto, non possiamo dargli in mano il luogo della decisione, che è la politica. Per cui prima facciamo paideia, prima facciamo scuola, poi prima facciamo educazione, e poi se arriveremo ad un certo livello per cui le tesi sono ben argomentate e non effetti di suggestione, bene, allora in questo caso potremo attuare la democrazia. Per il momento è meglio che vadano a governare i migliori, gli aristoi, gli aristocratici, quelli che noi potremmo chiamare governi tecnici. Se io devo decidere se gli organismi geneticamente modificati sono buoni o cattivi, dovrei essere un biologo molecolare o un genetista. E siccome non lo sono, vedete che la tecnica butta dei problemi che oltrepassano enormemente la nostra competenza media, per cui noi stessi non possiamo decidere. E quindi siamo già ad un livello in cui siamo messi già fuori dalla nostra storia. La tecnica, sotto un certo profilo, poi non ha neanche più bisogno delle adunate di masse per rivendicare i diritti del lavoratore, di queste cose, lo sciopero. A me piacciono molto queste cose, perché circola dell'anima, della solidarietà, dell'amore tra le persone meno fortunate. Però non sono più efficaci questi fenomeni, perché sono inutili nell'età della tecnica. Non abbiamo bisogno di uno sciopero generale per rivendicare qualcosa. Sono sufficienti 10 controllori di volo che interrompano la loro funzione e si ferma tutta la navigazione aerea. La tecnica lavora per piccoli settori, per piccoli apparati che, grazie alla connessione che hanno tra di loro, basta interrompere un piccolo apparato che automaticamente si ferma tutto. Fenomeno questo ben studiato dagli americani, che lo chiamano no-making power, il potere di piccoli settori di astenersi dalla loro attività e dal loro lavoro. La tecnica
è la politica. Che la politica sia impotente ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti, non stiamo parlando solo dell'Italia. La morale sta ancora peggio, povera morale. Noi in Occidente, per farla breve, abbiamo conosciuto sostanzialmente tre morali, tre etiche. L'etica cristiana, che è stata una grande etica, perché sull'etica cristiana si è fondato tutto l'ordine giuridico europeo. È un'etica dell'intenzione. Tu sei giusto o ingiusto secondo delle intenzioni con cui compi la tua azione. Ecco, l'ordine giuridico lavora ancora sull'intenzionalità delle proprie azioni, per cui se io compio un delitto si discute se avevo intenzione di compierlo e allora sono colpevole, se non avevo intenzione e purtroppo mi è capitato, allora il mio delitto è colposo, oppure intenzionale, oppure preterintenzionale. Sentite quest'etica cristiana che lavora in tutto l'ordine giuridico? Bene, nell'età della tecnica, sapere che intenzione aveva Fermi oppure Oppenheimer quando hanno inventato la bomba atomica non è di alcuna utilità, mentre è molto importante sapere gli effetti della bomba atomica, cioè guardare le cose non dal punto di vista dell'intenzione del soggetto, ma degli effetti della cosa che si considera. Kant costruisce un'etica a prescindere dalla religione, perché dice se l'etica deve valere sia per quelli che credono sia per quelli che non credono in Dio. Lui credeva in Dio ma prescinde da questo e vuole costruire un'etica sulla sola base della ragione. E la sua etica si può benissimo riassumere in quella frase molto efficace e anche molto bella da lui formulata, che porta il titolo «L'uomo va trattato sempre come un fine, mai come un mezzo». Qui purtroppo a Kant sfugge che questo è un concetto tipicamente cristiano. L'uomo al vertice del creato è un concetto cristiano. Per il greco l'uomo era al pari di tutti i viventi, inserito in quella dimensione che era la natura, che è sempre stata e sarà, e al pari di tutti i viventi nasce, cresce, genera, muore. Non è al vertice di un bel niente l'uomo, nella mentalità greca antica. Però lasciamogli questa svista. L'uomo va trattato sempre come un fine, mai come un mezzo. È un'etica che non si è mai realizzata. Kant stesso lo sapeva, la propone come un'etica regolativa, qualcosa verso cui dovremmo tendere. Non ci siamo ancora arrivati. Un immigrato da noi è accolto non in quanto uomo, ma in quanto trova lavoro, in quanto produce profitto. Quando Salvini ha bloccato gli immigrati sulla 18, sulla nave per settimane, e ha trattato gli uomini come mezzo di ricatto per l'Europa. Questo non è interessante dal punto di vista che Salvini ha fatto questo. La cosa più interessante è che in Italia non c'è stata nessuna reazione a questo. E quando la sensibilità umana scende sotto un certo livello, allora tutto è possibile. Stiamo attenti ad abbassare la nostra sensibilità, perché allora tutto è possibile. Jaspers diceva ai suoi connazionali tedeschi a guerra finita, noi sapevamo benissimo che cosa succedeva in Germania, lo sapevamo. Abbiamo delle colpe politiche, perché Hitler l'abbiamo eletto noi. Quindi ogni volta che si dice ma io ho i voti, non stiamo dicendo un bel niente, anche Hitler ha i voti. Hitler l'abbiamo eletto noi. Abbiamo delle colpe giuridiche, abbiamo incaricato il tribunale. Abbiamo di Norimberga, abbiamo delle colpe morali, perché sapevamo esattamente cosa stava succedendo. Nessuno lo ignorava. E abbiamo soprattutto una colpa metafisica, diceva Jaspers, che noi tedeschi siamo ancora vivi. Perché noi siamo vivi e gli altri sono morti? Qual è la giustificazione? Non possiamo noi farci anche noi una sorta di domanda metafisica? Perché noi siamo così privilegiati nella storia e gli altri no? Davvero siamo così innocenti nei confronti del resto del mondo? Dopo averlo colonizzato territorialmente, dopo averlo colonizzato economicamente, adesso lo stiamo colonizzando attraverso processi di corruzione nei confronti dei capi di Stato. Davvero siamo così innocenti?
Ma andiamo avanti. L'etica di Kant non si è ancora realizzata, ma se anche si fosse realizzata, l'uomo va trattato sempre come un fine, mai come un mezzo. Nell'età della tecnica, purtroppo, anche quest'etica non funziona. Perché se l'uomo va trattato come un fine e tutto il resto come un mezzo, nell'età della tecnica l'aria è un mezzo e a sua volta un fine da salvaguardare. L'acqua è un mezzo o un fine da salvaguardare? E la flora, e la fauna, e l'atmosfera, e la biosfera, sono tutti mezzi? Abbiamo un'etica che si è fatta carico dell'ente di natura? Prima abbiamo sentito il Vescovo che ha parlato dell'enciclica del Papa, questa custodia del creato. Abbiamo un'etica che si fa carico degli enti di natura? No, non ce l'abbiamo. Perché le etiche che abbiamo formulato fino adesso sono etiche che si sono limitate a regolare i conflitti tra gli umani. Ma non abbiamo un'etica che si è fatta carico degli enti di natura. Per cui se io stupro una ragazza vengo riprovato da tutti, immediatamente, senza neanche una riflessione. Ma se inquino non ho la stessa riprovazione. Perché le leggi funzionano quando diventano psiche collettiva. Se non diventano psiche collettiva non funzionano le leggi. E purtroppo gli enti di natura non sono ancora entrati nella nostra psiche collettiva. E allora ci troviamo in questo contesto dove giustamente, come diceva Heidegger, oggi non ci limitiamo a usare la terra, oggi siamo arrivati all'usura della terra, trattata dal punto di vista della tecnica, come la tecnica come guarda la terra, la guarda come materia prima. Queste cose le diceva già Heidegger nel 1927 in Essere Tempo. Diceva, quando vediamo un fiume, pensiamo a energia elettrica. Quando vediamo un bosco, pensiamo a legname. Quando vediamo il suolo, pensiamo a sottosuolo. È cambiata la percezione ormai della natura, non più come luogo di abitazione dell'umano, ma come materia prima da sfruttare. Diceva già Weber nel 1918, fino all'ultimo chilogrammo di carbon fossile. È passato un secolo da quando si diceva queste cose e stiamo andando avanti in questa direzione. L'ultima etica che ha funzionato, che è stata annunciata in Occidente, è l'etica di Max Weber, etica della responsabilità, che consiste in questa formulazione. Non possiamo più regolarci sull'etica dell'etica cristiana dell'intenzione, dobbiamo regolarci sull'etica della responsabilità, cioè io rispondo delle mie azioni. Ma poi apro una parentesi, finché le azioni sono prevedibili, chiudo la parentesi, e in questo modo siamo punto e a capo, perché le azioni della tecnoscienza non sono prevedibili. Io non so che concetto voi avete di un lavoro scientifico, penso che però quelli che lavorano nei laboratori possono concordare con me. La scienza non procede come, non so, in maniera suggestiva, ci diceva Veronesi, lo scopo, sconfiggere il cancro, il mezzo, dateci soldi per fare ricerca. No, non funziona così la scienza. Facevamo bene a dargli soldi, non sto dicendo che facevamo male. Lui parlava così perché noi abbiamo una mentalità finalistica e non sappiamo niente di come procede la scienza, perché anche nelle nostre scuole non gli insegniamo neanche il metodo scientifico. Le nostre scuole, quello va bene per un'altra conferenza, se no. Quando ho sentito prima che la scuola educa, mi è venuto i brividi, mi sono venuti. Andiamo avanti. Il procedimento scientifico è questo, dobbiamo trovare qualcosa sul cancro. Allora io mi occupo di questo neotrasmettitore, tu ti occupi di quella molecola, tu ti occupi di quella cellula. Mi fermo qui, invece di tre sono 3.000 che se ne occupano. Se poi nelle nostre ricerche ha finalizzato, giungiamo per caso a un risultato, benissimo, però può darsi anche che non ci arriviamo. E allora, qual è l'etica della scienza? Conoscere tutto ciò che si può conoscere, a prescindere dal risultato, a mosca cieca.
Mia moglie era una biologa molecolare, insegnava all'Università di Milano e mi ricordo che per 10 anni ha cercato di aspartato ossidase, non mi chiedete che cos'è perché è stata un po' una mezza tragedia, c'era sempre questo problema del aspartato ossidase. A un certo punto gli ho detto, ma dai, magari non c'è il aspartato ossidase. No, no, dice, c'è, vedrai, lo troveremo. Poi gli americani hanno rinunciato alla ricerca, dopo gli americani hanno rinunciato i giapponesi, a quel punto mi sono sentito molto forte, ma vuoi vedere che non c'è il aspartato ossidase? Sono passati 2 mesi e ha trovato il diaspartato ossidase. E alla mia domanda, che cosa serve il diaspartato ossidase? Sua risposta, non lo so. E allora? Ma il nostro compito non è sapere cosa serve. La nostra etica è conoscere tutto ciò che si può conoscere. A che scopo? Non c'è uno scopo. Capite come funziona la mentalità scientifica? Se riflettete su questo piccolo episodio biografico che vi ho raccontato, capite che cosa vuol dire, capite che cosa vuol dire quando l'affermazione che io continuo a ripetere, ma vabbè, sono io che la ripeto, che dice che oggi la nostra capacità di fare dal punto di vista tecnico-scientifico è enormemente superiore alla nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare. Quindi ci stiamo muovendo a mosca cieca. I greci intelligenti avevano incatenato Prometeo, noi l'abbiamo scatenato e adesso gli effetti del nostro fare sono enormemente superiori alla nostra capacità di prevederli, questi effetti. Perché la scienza è finalizzata, lei cerca a prescindere, giustamente, questo è il suo sistema, questa è la sua etica. Chiudo con una... rispondendo a un'ipotetica domanda, quando incomincia l'età della tecnica? L'età della tecnica, seguo l'ipotesi di Gunther Anders. Gunther Anders era un allievo di Heidegger che è andato in America a lavorare alla Ford perché era ebreo, per sfuggire alle persecuzioni. Ha scritto una lettera al suo maestro. Heidegger, lei mi ha insegnato che l'uomo è il pastore dell'essere. Io qui alla Ford sono il pastore delle macchine. E il mio compito è fare una sorta di ginnastica oculare a finalizzata, luce rossa, luce bianca, luce blu, luce rossa, luce bianca, luce blu. Quando si interrompe questa successione io devo muovere un braccio per alzare una leva che mette in stand-by un certo numero di macchine e se questa leva non è sufficiente ne devo sollevare con la destra, con la sinistra un'altra e tutta la mia giornata passa in questa ginnastica oculare e con le braccia a finalizzata. Poi esco dalla Ford e vedo gli operai disoccupati, i disoccupati intorno all'officina della Ford che metterebbero subito la firma per fare questa ginnastica corporea finalizzata. E allora mi vergogno, però una cosa devo dirle maestro, nel rapporto uomo-macchina la guida è già passata alla macchina. È vero, sì. E quando è successo questo? Ecco, qui abbiamo finito, c'è ancora un minuto di tempo, preside? Bene, allora, per fare un esempio molto semplice, la tecnica, diamo una definizione, tecnica non è tecnologia, tecnica è la forma più alta di razionalità mai raggiunta dall'uomo, che consiste in una formula molto elementare, raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Io vivo a Milano, ho insegnato a Venezia, se per andare a Venezia passavo da Verona facevo un percorso razionale, se passavo da Bologna facevo un percorso irrazionale. Se la razionalità della tecnica diventa la forma del mondo, beh, non facciamo fatica a pensare che l'uomo va progressivamente messo fuori, fuori dalla storia, perché il dolore è irrazionale. L'amore è irrazionale, il sogno è irrazionale, l'immaginazione è irrazionale, l'ideazione è irrazionale. E se tutto ciò che è razionale non è interessante dal punto di vista efficiente e produttivo, questa cosa va fuori gioco, l'uomo va fuori gioco. È passata come se fosse insignificante quella riforma per cui nei licei di Milano non si fanno più i temi in classe. E al posto dei temi in classe si fa la comprensione di un testo scritto. Non so se anche a Foligno siamo già arrivati a questo degrado. Perché nel tema in classe salta fuori il soggetto.
nella complessità di un testo scritto, in cui ti do un testo, ti segnalo 10 parole, tu mi dai la definizione, ogni definizione sbagliata, un punto in meno, salta fuori la prestazione. La tecnica è già arrivata lì, anche nelle nostre scuole. Io ti considero non per quello che sei, ma per la prestazione di cui sei capace. Questo è il modello tecnico. Capito questa cosetta? Da niente? Non so se se ne sono accorti i professori. Il problema non sono tanto le lavagne luminose, i registri digitali e cose di questo genere, ma sono questi piccoli passaggi inavvertiti dove posso anche non conoscerti chi sei. E anche nel mondo del lavoro, il mondo del lavoro ancora di più, chi sei tu non è interessante. Interessante sono i valori di efficienza e produttività. Per cui mentre una volta il mio compagno di banco, il mio compagno di macchina, eravamo colleghi o compagni, adesso sono competitori, perché se lui è più efficiente e produttivo di me, a saltare sono io. È cambiata persino la psicopatologia. Una volta la depressione era organizzata nella società della disciplina, era organizzata, aveva come sua tematica la colpa. Oggi la depressione non ha più la colpa irrimediabile come tematica, ha il senso di inadeguatezza. Il gioco non è più tra permesso e proibito, ma ce la faccio o non ce la faccio a raggiungere gli obiettivi dell'apparato. In Italia siamo arrivati al 55% di italiani che usa psicofarmaci. Meno male che sono vecchio. Andiamo avanti, finiamo con l'affermazione di Gunther Anders secondo cui la tecnica, questo tipo, questa razionalità che regola anche il mercato, perché anche il mercato è una struttura razionale, però non è puro come la razionalità tecnica, perché il mercato ha ancora una passione umana, c'è ancora qualcosa di antropologico nel mercato, che è la passione per il denaro, da cui la tecnica è del tutto esonerata. Dice Gunther Anders che il modellino dell'età della tecnica è stato il nazismo. Qui non vi faccio i suoi ragionamenti, porto un esempio così chiudiamo più rapidamente. Una giornalista ungherese, Gitta Sereni, è andata a intervistare Franz Stangl, che era il direttore del campo di concentramento di Treblinka. Gli fa 170 interviste, in queste 170 interviste gli chiede per 170 volte che cosa provava lui a fare le cose che faceva. Franz Stangl non risponde mai. Alla fine a Gitta Sereni viene un'illuminazione. Vuoi vedere che questo non risponde non perché si vergogna, ma perché non capisce la domanda? E alla fine risponde Franz Stangl, dice: ma lei perché mi chiede che cosa provavo? Io non ero incaricato a provare delle cose, io ero incaricato a far funzionare il sistema. Alle 11 dovevano essere soppresse 5.000 persone e poi queste camere a gas dovevano essere ripulite, e perché alle 5 del pomeriggio arrivavano altre 3.000 persone che dovevano essere soppresse. Io non ero incaricato a provare, ero incaricato a far funzionare il sistema ideato da Wirt. Ecco, fermiamoci qua. Questa è la razionalità tecnica, da questo punto di vista. Franz Stangl era un ottimo funzionario, perché non è più il contenuto che decide il valore del tuo lavoro, ma è la tua efficienza e la tua produttività. Noi siamo i primi in Europa, per esempio, a costruire le mine antiuomo. Che cosa stabilisce se un operaio è bravo o no? Che di tutte quelle che lui fabbrica funzionano tutte al 100% e non al 50%. Quando andate in banca, e ancora oggi, vi vendono i derivati, certo che avrà dei problemi di coscienza il bancario, però se lui ha il compito di venderne un migliaio nel giro di un mese e non lo fa, e l'apparato gli chiede questo, bene, lui deve fare questo. Franz Stangl. Quando andate davanti a un ufficio e chiedete una cosa, e quella cosa... cosa vi sentite dire? Questo non rientra nella mia competenza o nel mio mansionario. Lei mi sta facendo freddo, finisco qua. Però non si fanno le cose così. Chiudo, dice Heidegger una frase molto bella nel 1952: le conferenze non sono delle corse di pensiero. Il pensiero è lento, vuole delle riflessioni, non delle corse.
Dice Heidegger: inquietante non è che il mondo si sia risolto in unico enorme apparato tecnico. Ancora più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ma la cosa ancora più inquietante, siamo al terzo livello di inquietudine, è che non disponiamo di un pensiero alternativo al pensiero capace di fare solo di conto. Denken als Rechnen. Non c'è un pensiero alternativo. E allora come si esce con un pensiero, se non abbiamo un pensiero alternativo? Grazie, buonasera. Si apre ora uno spazio di dibattito che, se il professor Galimberti è ancora con noi, possiamo sfruttare, perché questa parte di dialogo con il pubblico è sicuramente interessante. Dopo questo lucido, appassionato, seppur apparentemente disincantato tratteggio dell'oggi, diamo a voi la parola e c'è un microfono che può raggiungervi, quindi tutti gli interessati a intervenire nel dibattito sono pregati di alzare la mano e prenotarsi. E il professor Galimberti risponderà direttamente al microfono, quindi vicino a voi. Oppure qui, perfetto, ci sono delle domande. Preferisce rispondere qui? Allora, ci sono domande che vogliono essere poste, ce n'è una di mano, sì, che vedo alzata lì. Sì. Qualcuno me le traduca perché io non le sento. Allora, sì. C'è il microfono. Buonasera, volevo chiedere al professore, che ha detto ci manca un'etica che tenga conto della natura. Io ho creduto di affrontare con i miei studenti Hans Jonas. Ecco, crede che Hans Jonas possa essere un'etica adatta ad affrontare anche la questione della natura, non solo dell'uomo? Prima domanda, sono io che faccio la domanda. La seconda domanda, rispetto a questa centralità della scienza e della tecnica che progressivamente potrebbe escludere l'uomo, ecco, se per questo problema l'alleanza di Prigogine fra la scienza e la filosofia non sia appunto un tentativo di riportare l'uomo al centro di ogni discorso che riguarda anche questa speranza di progresso. Grazie. Sì, la prima domanda non l'ho sentita perché mi rimbombava nelle orecchie, ma non capivo cosa. Jonas. Sì, Jonas fa un ragionamento elementare. Riprende il concetto di Max Weber e stabilisce che noi nei confronti della natura dovremmo avere un rapporto come potrebbe averlo un padre nei confronti dei figli. Evidentemente Jonas pensa che i padri si occupino dei figli, una volta magari, adesso non più esattamente con tanta attenzione. In ogni caso è un discorso troppo elementare per rispondere a uno scenario così potente come quello della tecnica. Cioè portarlo al paradigma padre e figlio è troppo elementare. Poi ancora un discorso antropologico, e la tecnica non sa questi discorsi antropologici. Per quanto riguarda invece l'alleanza scienza e filosofia, no, non abbia molta fiducia, perché la filosofia è una volontà di potenza debole rispetto alla tecnoscienza. Noi possiamo fare delle chiacchiere che restano semplicemente delle invocazioni, così come lo può fare l'etica nei confronti della tecnica, perché sia la filosofia, sia l'etica, sia la politica, come fanno a dire alla tecnica che può di non fare ciò che può? Crede che sia realizzabile un'ipotesi di questo tipo? Non so, possiamo dire non si fa la fecondazione eterologa, omologa, ma se si può fare, prima o poi la si fa. Cioè, qual è il ricatto con cui etica, filosofia o politica possono contenere l'avanzamento tecnico? Non lo vedo. Non si è mai visto nella storia che l'etica è finita per diventare patetica, è finita per diventare
Per quale ragione oggi siamo così immorali, per esempio, rispetto agli anni 50 e 60? Perché i nostri costumi sono così dissoluti rispetto all'epoca? Semplicemente per questo, perché è subentrato un regime di punizione ben più feroce dell'etica. L'etica commette un peccato, ti penti e ti perdono, questo sia in ambito religioso sia in ambito giuridico. La tecnica, sbagli, sei inefficiente, vai fuori. E fuori dagli apparati tecnici sei fuori dalla società, perché la tecnica ha invaso anche il sociale. Ho accompagnato mio nipotino a scuola, per esempio, l'altro giorno che non c'era la sua mamma, e c'è una signora che mi ha detto, professore, mi ha riconosciuto, mi ha detto, professore, c'è mio figlio che vuole uno smartphone, solo che fa solo la quinta elementare. E io gli ho detto, glielo dia. Ma come, anche lei mi dice questa cosa? Sì, perché non è che non dandoglielo lo priva di un mezzo tecnico, lo priva della socializzazione, perché oggi la socializzazione nei giovani passa di lì. Allora qui la tecnica ha già esondato il suo ambito, è già diventato società, è già diventata comunicazione, è già diventato godimento virtuale rispetto al godimento reale, di cui i ragazzi sono abbastanza problematizzati nella relazione duale, sono molto più agili in quella virtuale. E insomma, questi sono fenomeni. Noi siamo vissuti nello spazio e nel tempo, i giovani oggi vivono nella velocizzazione del tempo, per cui arriva un'email, arriva un messaggio e lo devono rispondere immediatamente. E come rispondi? Con la riflessione, non con l'emozione. Questa è la prima generazione dove l'esperienza dei padri non può passare ai figli, perché i padri sono vissuti in un mondo reale, i figli vivono in un mondo virtuale. Heidegger definiva l'uomo in der Welt sein, essere nel mondo, Welt. I ragazzi sono nel web, non sono nel Welt. Capite queste cose? Sono importanti, Dio buono. Non le potete trascurare. E oggi l'atteggiamento che dovete fare, quando un ragazzo, un figlio vostro, apre uno spiraglio di comunicazione, l'adulto non deve essere lì nella modalità ti ascolto e poi ti dico, no? La nostra esperienza allora non serve a niente, ma deve essere un atteggiamento: ti ascolto perché voglio imparare e capire qualcosa del tuo mondo. E allora quando i ragazzi vedono nell'adulto un desiderio di conoscenza del loro mondo, allora incominciano a parlare. Ma dovete cambiare atteggiamento, dovete cambiare, ma non ce la fate a non trasmettere la vostra esperienza, che non serve a niente, perché è un'esperienza di mondo reale in un mondo virtuale. Poi c'è tempo solo per un'altra domanda. Buonasera. Lei ha concluso il suo intervento dicendo che non c'è un pensiero alternativo. Secondo lei esiste una possibilità, perché questo sarebbe un po' disperante, non pessimistico, se esiste una possibilità di costruire in qualche modo un pensiero alternativo? Grazie. Allora, quando all'inizio ho parlato dell'ottimismo dell'Occidente come grande motivo introdotto dalla cultura cristiana, e che è cultura della speranza, no? Cultura della positività del futuro, questa cultura, bene, quando ho parlato di questo, significa che quando lei mi fa questa domanda, mi sta facendo una domanda sostanzialmente cristiana, il che non è una cosa negativa, ma semplicemente come il sottofondo cristiano promuove ancora l'interrogazione. Ma sa che questo sottofondo cristiano non la promuove più nei giovani? Io ho scritto due libri sui giovani. I giovani si trovano in quell'età che ho definito nichilista, assumendo una proposizione di Nietzsche, che definisce il nichilismo, manca lo scopo, manca la risposta al perché. Bene? Manca lo scopo, cioè il futuro per i giovani non è una promessa, è inutile che ce la raccontiamo. Non sarà una minaccia, come dice Ben Assayag, ma certamente imprevedibile. Quando il futuro è imprevedibile non retroagisce come motivazione, perché ce lo spiega Aristotele, non andiamo avanti nella vita perché qualcosa ci spinge, ma dice Aristotele perché qualcosa ci attrae. Se il futuro non attrae perché non c'è davanti, allora manca lo scopo. E poi dice Nietzsche, manca la risposta al perché. Perché mi devo impegnare? Perché mi devo dare da fare? E al limite perché devo stare al mondo?
Non so se vi è noto che in Italia si suicidano 400 ragazzi all'anno, non è un numerino da 4 soldi. E allora che cosa succede? Noi possiamo sperare, augurarci e auspicare quello che vogliamo, ma i giovani non lo fanno più questo sogno. E io sono assolutamente convinto che i giovani oggi si drogano, bevono, vivono di notte invece che di giorno, dormono fino a mezzogiorno. Perché? Certo, probabilmente l'alcol e la droga daranno loro delle soddisfazioni, immagino, non lo so, non mi sono mai drogato fino adesso, non si sa mai nella vita. Ma però quel che è interessante non è che questi comportamenti non siano tanto luoghi di piacere quanto invece macchine anestetiche per non guardare il futuro, perché il futuro mette loro angoscia. E allora se il futuro gli mette angoscia, e allora si anestetizzano dall'angoscia dello sguardo sul futuro e vivono nell'assoluto presente 24 ore su 24 in presa diretta. Per questo hanno questi, perché vivono di notte invece che di giorno? Se di giorno nessuno li convoca, nessuno li chiama per nome, non è che provano una gran soddisfazione a passare le giornate in un contesto sociale dove devono assaporare quotidianamente la loro insignificanza sociale? Cosa facciamo fare noi ai giovani? Le fotocopie? Oppure diamo i lavori in affitto? Oppure i lavori a cocò? Oppure i lavori a progetto? Ma lo sapete che i giovani dai 15 ai 30 anni hanno il massimo di potenza ideativa? Lo sapete che adesso che abbiamo scoperto il buco, che abbiamo visto il buco, Einstein l'aveva scoperto nel 1919? Sapete quanti anni aveva quando ha trovato la sua formula Einstein? 24 anni. Sapete quanti ne aveva Leopardi quando ha scritto l'infinito? 21 anni. I matematici inventano teoremi fino a 26, 27, al massimo 30 anni, poi fanno i professori di matematica, tant'è che sono fuori dai Nobel e fanno loro un Nobel per loro conto, per gratificarsi, perché dopo non hai più ideazione. Allora cosa succede? Se dai 15 ai 30 anni hai il massimo di potenza ideativa, tu non la usi? Non usiamo i giovani? Non lo so. Tenendo conto, per venire ai nostri tempi più recenti, quei signori che hanno inventato Google o che hanno inventato Facebook, quando hanno inventato queste macchine? Dai 20 ai 30 anni nei box di casa loro. E hanno cambiato il mondo. Non noi lo cambiamo il mondo. Perché noi per stare in piedi dobbiamo appoggiarci a idee vecchie, che però sono abitudinarie, sono rassicuranti, sono dettati ipnotici. Smettiamo di celebrare la vecchiaia. Semmai onoriamo la faccia del vecchio, come dice il Levitico. E allora evitiamo di fare il lifting, questo sì. Non lo so, a me viene tanta rabbia quando sento ma qualcuno provvederà. Io non lo so, vi dico sinceramente che non mi pare una bella cosa che a 14-15 anni si faccia leggere agli studenti di quarta e quinta ginnasio, non so, forse anche negli altri istituti, un'opera letteraria splendida come I Promessi Sposi, la cui tesi è spaventosa per un ragazzo che deve crescere, perché il messaggio è: non ti preoccupare, c'è la provvidenza che risolve i problemi. Ma stiamo scherzando? Non è un buon messaggio. Dobbiamo veramente modificare questi comportamenti. Va bene così? Ma dopo, quando parlano gli altri, se parlo tutto pomeriggio io? Va bene così? Bene, a nome della città di Foligno e di tutto l'auditorio ringrazio il professor Garimberti e concludiamo questa splendida serata con gli ulteriori interventi previsti. Grazie di nuovo al professor Galimberti per questo straordinario contributo. Nel frattempo vedo in sala la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, la vorrei salutare. Grazie presidente per essere venuta a trovarci. Allora, comunicazione di servizio prima di proseguire con la prossima conferenza. Come prima, chi deve uscire dalla sala soltanto dalla porta posteriore, chi deve riprendere l'ombrello poi può ritornare all'ingresso principale. Vi chiedo soltanto di essere ordinati e veloci per permettere agli altri che devono entrare di poter entrare appunto e di iniziare. Questo bicchiere è pulito e
Fra qualche minuto iniziamo la prossima conferenza, vi chiedo di accelerare le operazioni di entrata e di uscita dalla sala. Dove volete poi vi lascio. Signori, iniziamo a sederci perché sta per iniziare la prossima conferenza. È il momento delle donne perché la prossima conferenza è tenuta da Nicla Vassallo, docente di filosofia teoretica all'Università degli Studi di Genova, che ci parlerà del tema non annegare, conoscenza, ignoranza, scetticismo, e sarà introdotta da Anna Longo, giornalista culturale del giornale Radio Rai. C'è con noi anche il professor Fausto Gentili, che introdurrà entrambe le relatrici. Qualche attimo che ci sistemiamo dal punto di vista tecnico e logistico. La salvo qui, eh?
Professor Gentili, lascio. Molto bene, grazie. Grazie, buonasera, benvenuti. È un piacere avervi qui, è un piacere partecipare alla giornata inaugurale di questa bellissima festa di scienza e filosofia che è ormai arrivata alla nona edizione. Prima di presentare le gentili ospiti di questa sera, mi corre l'obbligo di leggervi un paio di annunci, di comunicati. Il primo è il seguente: la ditta Antano Group di Foligno, in qualità di produttore di ausili per disabili, ci ha dato la possibilità di far partecipare alle conferenze anche in sale non dotate di ascensore persone con difficoltà motorie. E il secondo annuncio, altrettanto breve, vi informa che l'acqua per le conferenze è stata messa a disposizione dalla ditta Fonti di Sassovino, società costituita da privati cittadini che sta portando avanti il progetto di valorizzazione e tutela ambientale e ha ripreso l'imbottigliamento della storica acqua minerale di Colfiorito. Espletato questo obbligo, che però è una cosa importante perché, come avete sentito, è una cosa di un certo significato, e io ho il piacere di introdurre questa sera la conversazione tra la dottoressa Anna Longo e Nicola Vassallo. Nicola Vassallo è una filosofa ordinaria di filosofia teoretica all'Università di Genova, come avete letto nel programma della nostra festa. Ha esordito con importanti studi nel campo dell'epistemologia, in particolare si è occupata di due giganti del pensiero ottocentesco come George Boole e Gottlob Frege, che sono, diciamo, i fondatori della logica matematica. Ha mantenuto, ha conservato nel corso del tempo questo interesse epistemologico che arriva a importanti collaborazioni avute anche in questi ultimi anni con centri di studio e di ricerca un po' in tutto il mondo, ma a questo interesse ha affiancato anche studi invece legati all'identità di genere, all'identità sessuale. Ci ha aiutato a capire che l'identità di genere e l'identità sessuale non sono la stessa cosa, che essere un uomo non significa automaticamente essere un maschio e essere una donna non significa di per sé essere una femmina, e su questo ha condotto qualche anno fa una interessante conversazione proprio con Anna Longo, che ha dato luogo a una pubblicazione che si chiama appunto Conversazioni, uscito qualche anno fa. Anna Longo, che è qui con noi, questo spiega anche come mai le due signore sono qui insieme, è una giornalista affermata, una importante giornalista della RAI, ci ha tenuto a dirmi qualche minuto fa di essere entrata in RAI con un concorso pubblico, senza percorrere strade alternative che in genere sono piuttosto praticate per entrare in quel mondo lì, è una delle colonne portanti di Radio RAI, in particolare è vice capo redattrice del settore cultura e spettacolo. Oggi condurranno appunto questa conversazione, il tema è, ce l'avete scritto nel programma, io non ce l'ho sotto gli occhi, ma insomma si interessa in qualche modo di quella sorprendente tendenza del presente a prediligere l'ignoranza e come questo può essere in qualche modo combattuto. Darei quindi la parola ad Anna Longo, che può introdurre la nostra conversazione. Allora, grazie innanzitutto a questa bella festa di scienza e filosofia che coniuga questi due ambiti così fondamentali per noi, e grazie a questo pubblico che abbiamo davanti, e vi entro subito nell'argomento. Il titolo di questo appuntamento è Non annegare conoscenza, ignoranza, scetticismo. Ci prenderemo il lusso di cambiarne l'ordine, anche se poi il risultato magari sarà lo stesso, la direzione verso la quale ci muoviamo. E quindi vi parleremo prima di ignoranza, poi di scetticismo, per chiudere sul concetto di conoscenza, sul bisogno che noi ne abbiamo.
Parliamo di questi argomenti a partire dall'ultimo libro di Nicola Vassallo, che si intitola Non annegare, meditazioni su conoscenza e ignoranza. È stato appena pubblicato dall'editore Mimesis. È un libro necessario perché parla di ignoranza. E quando lei, Nicola, me ne parlò, mi accennò alla nascita di questo lavoro, io ne fui entusiasta perché credo veramente che sia un argomento cruciale, quello di cercare di vedere quanta ignoranza abbiamo intorno a noi, quale tipo di ignoranza e che tipo di rapporto abbiamo con questo, ma anche ero entusiasta e ne sono tuttora contenta per l'esito di come poi il libro si è svolto ed è arrivato fino a noi, perché Nicola è la persona giusta per affrontare questo tema. E perché è la persona giusta? Un po' chiaramente per le competenze di cui ha parlato prima il professore, che vi ha illustrato un po' il curriculum di Nicola, ma anche perché, e ve ne do testimonianza, è tra quelli che ogni giorno combatte contro l'ignoranza. Lo fa dentro l'università, lo fa prendendo posizione, lo fa intervenendo nelle conferenze e scrivendo sui giornali. Infatti non è di quei filosofi che arretrano e si chiudono nel mondo accademico, è una figura di un intellettuale di rilevanza internazionale che si cimenta nel campo e si espone e propone e dà e cerca di sintonizzarsi con gli altri verso una direzione da prendere. Per esempio, è cruciale quel capitolo 3 del libro, Brutalità, che è introdotto dai versi di Dante, quelli famosi che poi risuonano qui in questa festa, no? Fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. È proprio lo slogan di questa manifestazione. E così poi il libro continua, ve ne accenno ovviamente perché questo libro ispira un po' il percorso che facciamo oggi, prosegue indagando sui tipi di conoscenza, sulla scienza, sul compito della filosofia, ma anche sulla stupidità, per esempio, che sostanzia spesso l'ignoranza, ricordando un libro spassoso e intelligente che si chiama Le leggi della stupidità umana di Carlo Maria Cipolla, che forse qualcuno di voi conosce. Uno storico, era uno storico, comunque rimane uno storico, un grande storico. Sì, tutt'altro che filosofo, almeno dal punto di vista tecnico, anche se qui quel libro fa pochino filosofia. Ma fa molta filosofia. Ecco. Allora, e quindi adesso io vi, introducendo i temi, mi soffermo per dirvi una cosa che è anche ancora importante del libro, su una frase che troviamo a pagina 16 che dice: tra i principali compiti del filosofo vi è quello di comprendere quali credenze risultano in un certo senso meritevoli, virtuose, nel senso di giungere ad aspirare a trasformarsi in conoscenze. Ora pensate quanto rigore c'è in questa frase e anche quanta modestia. E credo che la modestia ci aiuta molto quando soprattutto ci troviamo a parlare di fronte a tante persone come qui, come in questo caso, e questo atteggiamento conserviamo per stare più vicini a voi. Quindi partiamo con i temi, Nicola. Incremento esponenziale dell'ignoranza è scritto nella prima pagina di questo libro, che si presenta come un libro contro, cioè un libro contro questo mare di ignoranza nel quale rischiamo di annegare e dove invece non vorremmo annegare. Quindi la domanda è proprio così, cioè l'ignoranza di oggi è maggiore rispetto a quella dei decenni passati, diciamo, è una domanda. Un'altra domanda è un tipo di ignoranza diversa? E la terza è: come ci poniamo di fronte all'ignoranza?
Ricordo fin da quando ero bambina che di solito l'ignoranza era motivo di vergogna. A scuola chi non sapeva e andava male a scuola e prendeva un brutto voto non era contento. Oggi a volte avverto, ma chiedo riscontro, una specie di quasi rivendicazione da parte di colui che manifesta la propria ignoranza, della quale non solo non si vergogna, ma che a volte quasi sembra esserne fiero. È così, Nicla? Dunque, rispondo alle tue domande per ordine. L'ignoranza, mi hai detto, l'ignoranza di oggi, mi hai chiesto se è diversa da quella del passato. Non sono una storica, sono una filosofa, mi limito a parlare del mondo occidentale. Sarebbe l'ignoranza di... Anzi, mi terrei a parlare dell'Europa soprattutto, dell'Europa in senso ampio, nel senso antico dell'Europa. Nei secoli passati, alla fin fine, c'era meno ignoranza di oggi, ma per un semplice fatto, perché nei secoli passati non tutti avevano l'accesso all'istruzione di massa, come abbiamo detto, come possiamo fare adesso, cioè sino a poco tempo. Devo stare più lontano dal microfono, scusate, ditemelo perché non, a volte devo stare molto vicino, a volte molto lontano. Pensate che l'università, anche le stesse donne, cioè, prima era un'educazione che era riservata a determinati ceti sociali ancora più alti. Più vicino, non più lontano. Può parlare più vicino al microfono. Ma mi hanno chiesto di parlare più lontano. Mi adeguo. Dove ero arrivata? Dunque, la conoscenza era riservata e coltivata da certi ceti sociali che non tutti però questi ceti hanno praticato bene, cioè pensate solo a alcuni imperatori romani, ecco, cioè poi molta della cultura dell'impero romano o anche precedente all'impero è dovuta alla Grecia e alla Magna Grecia. Da tutto ciò, come sappiamo, sono sempre state escluse le donne, oltre che tutte le altre classi sociali, donne incluse. Questo per dire la differenza. Oggi invece la differenza era che non c'erano i media o i media come li volete chiamare, non c'era internet, cioè i mezzi di comunicazione, non c'era il telefono, non c'era il telegrafo, non c'erano i fax, i mezzi di comunicazione che avevamo erano decisamente limitati. In tutto ciò vorrei precisare che Socrate non ha mai scritto una riga. Cioè tutto quello che sappiamo, che i dialoghi socratici poi ci sono stati riportati da Platone. Socrate era contro la scrittura in filosofia perché sosteneva che la scrittura fosse un mezzo che si concludeva, in cui poi non ci poteva essere del dialogo. E questo no, per lui non valeva solo per la filosofia. Questo dialogo poi
l'ha ripreso Platone, l'hanno ripreso le grandi scuole greche, e in tempi moderni l'ha riproposto soprattutto Cartesio. Per questo questo volumetto si chiama Meditazioni, non sono Meditazioni spirituali, ma perché se leggete le Meditazioni metafisiche di Cartesio, sono 6 capitoletti e il volumetto è piccolo, e poi se invece comprate il volume, quello con obiezioni e risposte, il volume è di queste dimensioni, sempre non essendoci internet e non essendoci le mail nel telefono, niente. Per cui Cartesio si prendeva la briga, si è preso la briga di rispondere punto per punto a chi, filosofi o non filosofi, tra cui alcune donne, gli ponevano delle obiezioni. E la filosofia con Cartesio è tornata a essere un dialogo, è tornata a essere quella che deve essere la filosofia, dove non ci sono dogmi, come credono alcuni filosofi invece, specie filosofi che vanno in televisione, che si credono grandi filosofi, dove il dialogo continua, deve essere progressivo. In filosofia non esistono domande stupide, per cui vi prego di farci tante domande, e nessuna domanda da noi sarà considerata stupida, non esistono domande stupide. Purtroppo oggi invece anche molti filosofi credono che la filosofia o la loro filosofia, specie la loro filosofia, non necessiti di alcun dialogo. Anzi, spesso sono fermi sulle loro convinzioni per tutto l'arco della vita. Non c'è sviluppo, c'è chi annuncia grandi svolte, ma solo per far spettacolo. Ecco, di grandi svolte io non ne ho mai annunciate né mai fatte. Cioè il mio percorso, nonostante sia passata da bulle, freghe, poi parlare di filosofie femministe e dalle filosofie femministe, poi sono passata a interessarmi di sex and gender, è semplicemente perché con bulle, freghe, mi sono interessata in psicologismo logico tra l'Ottocento e il Novecento, dove c'era un gran dibattito, dopodiché, insomma, che era il dibattito che poi è nato subito dopo, è esploso con Quine, che pensava di ridurre tutta la filosofia alla fisica, con un tipo di naturalismo radicale, mentre lo psicologismo pensava che tutta la filosofia e la logica potesse essere ricondotta alla psicologia. E poi in epistemologia, in teoria della coscienza, si è passati poi a un naturalismo molto più moderato. La filosofia rimane una disciplina normativa che ci dice come dovremmo essere per essere migliori noi stessi, e come credere nelle cose migliori e conoscere le cose migliori, con l'aiuto però di alcune scienze. Ultimamente, ad esempio, le neuroscienze, prima le scienze cognitive, hanno dato un grosso input a rispondere a alcune domande a cui la filosofia non poteva rispondere, e ci siamo posti così dei limiti e non cerchiamo più di rispondere a tutto. Ma è successa un'altra cosa in filosofia: ci sono ormai discipline specifiche. Io faccio l'epistemologa, cioè faccio teoria della conoscenza, e la faccio da sempre, e tale sono rimasta anche quando parlo di omosessualità o sesso e genere o cose del genere, la faccio da epistemologa, mentre purtroppo alcuni filosofi o intellettuali parlano di qualsiasi cosa, cioè fanno i tuttologi, e questo è un pericolo grave in cui corrono i media, che continuano a chiamare sempre le stesse persone,
e incorre il pubblico, perché si sente dire delle sciocchezze da persone che non possiamo fare i tuttologi. Cioè, dobbiamo riconoscere che io di etica, per quanto abbia studiato in Inghilterra e sia stata costretta a specializzarmi in tre settori diversi, poi attualmente la mia ricerca è epistemologica. E questi altri due settori poi sono collaterali e mi hanno aiutato, però poi interessarmi veramente di tutto, sentire come so, i logici che ci parlano di religione, a me fa veramente ridere. Quindi Nicola, questo è un tipo di degenerazione, cioè un tipo di ignoranza che si è diffusa adesso, che nasce dalla tuttologia da una parte e dalla sovraesposizione di alcune personalità che appunto parlano di tutto e dalla magari rimozione di altre figure professionali che potrebbero dare molto e non vengono indagate dai media, perché i media corrono sempre dietro alle stesse figure. Questa è una modalità dell'ignoranza? Sì, credo di sì. Cioè, non tutti gli intellettuali, io credo che il compito di qualsiasi intellettuale, che sia scienziato, filosofo, fisico, scrittore, eccetera, debba raggiungere il culmine, cioè debba diventare un grande veramente, per poi riuscire a essere un buon divulgatore. Non credo nei divulgatori che non raggiungono nulla nella propria, o poco nella propria carriera scientifica, carriera è un brutto termine, comunque nella propria ricerca scientifica, e poi si permettono di parlare invece di tutto. Vogliamo parlare un po' anche dell'approccio da parte del pubblico, cioè adesso hai parlato dell'atteggiamento degli studiosi, parliamo anche, cioè, voglio dire, se vogliamo vedere in modo critico insomma il presente, le responsabilità non penso che dipendano sempre da una parte, che siano sempre da una parte, ma sono un po' condivise, cioè siamo tutti un pochino colpevoli, siamo tutti un pochino superficiali certe volte. Internet l'hai evocata prima, ora mi chiedo, c'è un difetto di scetticismo, e passiamo al secondo ambito, lo scetticismo, che in filosofia è una cosa molto precisa, c'è un difetto di scetticismo di fronte alle informazioni che troviamo su internet? Di fronte alle informazioni, l'informazione è una parola grossa, di fronte alle, chiamiamole news o fake news o, che troviamo su internet, dobbiamo prestare molta attenzione. Se si ha maggiore cultura è più facile individuare gli inganni di internet. Soprattutto, cioè, quello che accade su internet è che quasi tutto non è firmato o non è, o è firmato con nomi falsi. Le foto sono manipolate con Photoshop, eccetera, eccetera, si dichiarano dati personali falsi. Queste sono cose che sapete bene, ecco. Quello che poi internet ha fatto, secondo me, è trasformarsi nel grande fratello di cui parlava Orwell. E dobbiamo ricordarci che internet è in mano a grandi colossi, cioè che pur nascendo come, la speranza era che nascesse come un luogo di dibattito pubblico, si è trasformato invece in una grande operazione industriale che ci governa, cioè ci rende schiavi, ci fa lavorare, chiunque scriva su internet lavora gratuitamente per questi grandi colossi. Internet poi ha, come dire,
chi scrive su internet, se queste voci ad esempio non arrivano, cioè l'enciclopedia Stanford di filosofia che consulto è un'enciclopedia rinnovata, le voci sono rinnovate ogni 2 o 3 anni, però sono firmate da filosofi, da normalmente grandi firme internazionali. Ecco, se me lo chiedessero io personalmente non lo farei mai, perché poi sono cataloghi di idee di altri filosofi. Non è il filosofo che si può esporre a criticare o a prendere posizione su cosa dicono gli altri. Però è utile, e chi scrive male una voce o che la scrive da disinformato o da ignorante perde di rispettabilità. Mentre quello che sta accadendo sui media, anche sui giornali, anche sui quotidiani o alla radio, cioè chi dà notizie alla radio, che io ascolto molto e guardo molto poco la TV invece, guardo i film ma non guardo i talk show, non guardo chi si urla addosso e non guardo Alba Parietti che parla di tutto e di più, non guardo la giocatrice di pallavolo che interviene su tutto e quello che trovo è che la reputabilità di costoro, incluso la reputabilità di un determinato quotidiano o di una determinata rete, nonostante a volte e spesso divulghi fake news, non perde di reputabilità o di rispetto. Cioè quasi tutti sono schierati, per cui quasi tutti sono censurati, come sapete come libera, come paese sulla libertà di stampa, non so, credo che siamo all'80° posto del mondo circa, cioè la libertà di stampa ne abbiamo pochissima, perché purtroppo i giornalisti devono rispondere a o partiti politici o a chi ha in mano quelle determinate testate, cioè la casa editrice Einaudi, da quando è entrato Berlusconi, acquisita da Berlusconi, a mio avviso è cambiato molto, infatti con Einaudi non ho più pubblicato. E poi, per carità, c'è chi è convenienza a pubblicare, perché sono grandi case editrici, vinci grandi premi con loro e sono scelte che ognuno poi fa nella vita. E lo scetticismo di cui ci parlavano a lungo prima è poco, ben poco praticato, diciamo. Lo scetticismo inteso come lo possiamo intendere tutti, è ben poco praticato ormai. Lo era più una volta, appunto, quando si perdeva la reputazione, quando si errava e quando non si chiedeva scusa neanche, soprattutto, di aver errato. Anzi, si cercava di parare l'errore con ogni mezzo possibile, anche dicendo non l'ho mai detto, mi avete frainteso. Beh, l'abbiamo sentito, cioè come non l'hai mai detto? L'hai detto, cioè trova un'altra argomentazione, trovo altre buone ragioni per giustificare quello che hai detto, questa è conoscenza, ma negare che hai detto una menzogna, e menzogna non vuol dire il falso, ma vuol dire credere, cioè affermare ciò in cui non crediamo, affermare come vero ciò in cui non crediamo, queste menzogne ormai siamo abituati ad accettarle e le accettiamo da chiunque esse provengano.
Lo scetticismo, quello filosofico, è invece risale di nuovo all'antichità. Bernard Williams, che è stato un grande filosofo americano, si è sempre chiesto come, se sia nata prima la conoscenza o sia nato prima il dubbio. E il dubbio appartiene allo scetticismo. Ah, vorrei tra parentesi specificare una cosa. Quando diceva Socrate "so di non sapere", non vuol dire "so di essere ignorante", ma è un riconoscimento della propria, diciamo, del fatto che il sapere è una ricerca continua e faticosa che dobbiamo percorrere per tutta la vita, che ci può donare benessere, ma può essere anche dolorosa, comunque è faticosa. Lo scetticismo antico era non solo un'idea filosofica, ma era anche una pratica, cioè nella vita pratica ci si comportava da scettici. Se ne è parlato poco durante l'epoca medievale, perché la religione e la filosofia della religione sono, insieme all'etica, sono, e forse la matematica, sono le materie più esposte allo scetticismo, non quello globale ma quello parziale. Quello parziale riguarda solo un tipo di disciplina. Quello globale invece nasce con Cartesio, che mette nelle meditazioni in dubbio tutto quello che noi fino adesso, tutto quello che lui, quando le leggete sembra quasi una biografia, tutti, meglio dire, tutto quello che noi abbiamo ereditato dalla tradizione. L'errore è che non può metterlo in dubbio per iscritto, perché molte delle conoscenze, ad esempio la conoscenza del saper fare, ci sono tre tipi di conoscenza: la conoscenza diretta, la conoscenza, chiamiamola in italiano know-how, comunque quella del saper fare, e la conoscenza proposizionale, sapere che una certa proposizione o asserzione è vera. Cioè il Cartesio non poteva mettere in dubbio tutto, perché altrimenti non poteva scrivere, non sapeva scrivere. Cioè questa conoscenza del saper fare non la poteva mettere in dubbio, invece lui l'ha messa in dubbio. L'unica cosa a cui è prodato Cartesio, cercando poi di... questo è uno scetticismo metodologico poi di Cartesio, voleva giungere, cioè lo scetticismo è uno strumento utile per giungere a una conoscenza con buone fondamenta, chiamiamolo così. Sarebbe troppo difficile poi distinguere tra i vari tipi di quelle che noi chiamiamo buone ragioni o in termini più tecnici giustificazioni epistemiche. Comunque, buone ragioni, che sia buone ragioni tipo conoscitivo, perché le buone ragioni che diamo a un'affermazione devono essere di tipo epistemico e non di tipo pragmatico, perché ci sono utili o perché vanno di moda o perché o per altri motivi. Cioè mi è molto utile sapere che se amo le aragoste non muoiono quando le bolliamo vive, ma non soffrono quando le bolliamo vive, ma effettivamente ne sappiamo ancora poco, però c'è utile, mi è anche utile credere che, però sono speranze, credere anche se sono solo giustificazioni pragmatiche per credere che domani ci sia sole, insomma.
mi è molto utile credere che mio padre non sia lo Jack lo squartatore, ecco, sin quando io reggo psichicamente, ovviamente, perché ci sono, si accumulano poi le evidenze sul fatto che mio padre potrebbe essere Jack lo squartatore. Lo scetticismo da Cartesio in avanti è un problema di base della teoria della conoscenza, incluse le teorie della conoscenza della filosofia femminista. E ultimamente è interessante che, nonostante tutto quello che si dica sul genere, nonostante se ne straparli anche persone che non hanno letto nulla di cosa si intende per genere, perché a un certo punto è stata introdotta questa categoria e perché poi ci siamo accorti che questa categoria non è una buona categoria, comunque lo stesso concetto di genere e tutto quello che ne segue è esposto adesso da parte filosofica a un grande scetticismo, sempre uno scetticismo parziale sul genere, così come il dualismo sessuale maschio e femmina, come ci dimostra la biologia, anche non applicando metodi filosofici, ma il dualismo sessuale è privo di senso oggi come oggi. Quello è un tema a sé che nel libro affrontato, nel libro non c'entra, infatti, beh, all'ultimo sì un po', all'ultimo capitolo, sì. E comunque che tu hai affrontato anche altre volte, sconfina, cioè è molto interessante, anche una critica a un certo tipo di femminismo che ha così ha guidato alcune modalità delle battaglie femministe che poi si sono ritrovate anche in maniera, si sono dimostrate controproducenti alla causa dell'emancipazione femminile. Io vorrei però dedicare gli ultimi minuti alla conoscenza. Allora, siccome provengo da studi orientali, mi è venuto subito da pensare appena appunto anche allora, già quando Nicola mi parlò inizialmente di questo libro, al fatto che per il buddismo storico, classico, antico, l'ignoranza è la causa di tutti i mali. Vi leggo una frase tratta dal lavoro di Radhakrishnan sulla filosofia indiana, che è uno degli libri, diciamo, classici importanti su questo filone di indagine, che dice: nel buddismo antico la causa dell'egoismo è l'ignoranza, per via della quale l'individuo si sente separato dal resto dell'esistenza, privo di relazioni con l'ordine del mondo, e allora egli si aggrappa al suo piccolo sé, lotta fino all'estremo onde perpetuarlo. La causa di tutti i mali, nel senso che essendo ignoranti non capiamo che facciamo parte di un tutto, sto semplificando in maniera estrema, ci fosse qui qualche orientalista potrebbe anche averci da ridire, ma per quello mi sono appoggiata a un testo che cerca di spiegare nei termini più possibili universali, no? Questo concetto della gravità dell'avidia. Avidia, avidia vuol dire alfa privativa, vidia come sapere, come conoscenza, come vedere anche, perché il sanscrito in fondo ha molte cose in comune con la lingua nostra, ecco. E quindi partendo da così lontano, da questa ignoranza che ci nega la visione, non ci fa pensare solo a noi stessi, ci crea questo attaccamento esasperato che non ci consente di fluire nella vita, di condividere, di sentire con gli altri e tutte queste belle cose. E arriviamo alla domanda finale, che è: in quel caso è chiaro perché non ci conviene essere ignoranti. Il Buddha l'ha messa in questi termini. Nicola, in che modo la mette quando io le chiedo perché non ci conviene essere ignoranti?
Non ci conviene essere ignoranti, cioè, prima di tutto vorrei specificare una cosa, che la conoscenza crei dolore viene ben espresso in buone pagine dell'Antico Testamento. E chi è che è ignorante? Questo lo vediamo ancora adesso, chi è un narciso, chi crede nell'egoismo epistemico, che vuol dire o comunque egoista, non trasmettere la propria conoscenza agli altri, se non trasmettessimo, in termini tecnici noi la chiamiamo testimonianza, se non trasmettessimo la nostra conoscenza agli altri ci saremmo ancora all'età della pietra, cioè, o forse precedenti, cioè se chi avesse scoperto il fuoco, cioè come creare il fuoco, non l'avesse trasmesso altri con la sua morte si sarebbe estinta questa tra virgolette scoperta, forse a questa scoperta sarebbe giunto qualcun altro, ecco. Poi c'è il fatto dell'individualismo, che è altra fonte su cui cresce l'ignoranza, il gonfiare il proprio ego, l'autocelebrarsi. La domanda precisa era? La conoscenza ci salverà dall'annegamento? La domanda era perché non ci conviene essere ignoranti? Perché la conoscenza ci può salvare? Come? Ce l'ha detto Dante, come hai citato, ma ce l'ha detto soprattutto Aristotele nel primo libro della Metafisica, che l'essere umano che non aspira a conoscere non è un essere umano. Per cui se non aspiriamo a conoscere, se siamo ignoranti, non siamo esseri umani. Credo che abbiamo esaurito il nostro tempo, abbiamo accelerato e abbiamo chiuso rapidamente su questa frase. Grazie a voi. No, vi volevo solo leggere l'indice del libro, che è molto più complesso di quello, anche se il libro è semplice a mio avviso. È un libro piccolo che costa poco. No, è un libro veramente piccolo. C'è anche un errore, c'è scritto Londra alla fine 2008, invece sarebbe 2018, di 99 pagine, e costa sotto i 10 euro se lo comprate su internet o comunque scontato. E su Indice è uno spunto su filosofare, cioè cosa significa filosofare, la brutalità di cui ho accennato, conscio, inconscio, stupido. Conscio però mi limito a parlarne dal punto di vista filosofico, non oso entrare assolutamente in termini psicologici o in termini psicanalitici. Parlo di autoinganno, di ingannarsi. Diciamo eccetera. La definizione di stupido secondo Cipolla è quello. Dimmi. È quello che fa del male agli altri senza averne vantaggio. Senza che gli altri se ne accorgano, cioè sottovalutiamo lo stupido, ci dice sempre Cipolla, no? E non dovremmo sottovalutarlo, così come adesso stiamo sottovalutando l'ignoranza. In Demoni e altri parlo dello scetticismo, perché una delle ipotesi scettiche che Cartesio avanza è quella che ci sia un ingannatore che ci fa credere tutto ciò che è falso. Poi qua Cartesio aveva un'idea molto, le idee chiare distinte erano necessariamente vere, cosa che poi la teoria della conoscenza contemporanea ha ben superato, cioè ci vuole la verità, ci vuole la credenza e ci vuole la giustificazione. Questa è una decisione, è una
si trova già in Platone, in Socrate, ed è una definizione di conoscenza proposizionale. Io so che, o esse sa che, perché sono sempre gli altri a giudicare se tu sai o non sai, che una certa affermazione, proposizione la chiamiamo in termini tecnici, è vera o no. Questa definizione è minimalista perché nel 1963 Gettier, come lo volete chiamare, era un filosofo che non faceva nulla all'università, non pubblicava mai nulla. E a un certo punto gli hanno detto: devi scrivere almeno qualche pagina, perché sennò sì, negli Stati Uniti, cioè, o pubblichi o muori, come si dice in publish or perish. E lui ha scritto queste tre paginette mandandole prima a una rivista, mi sembra, brasiliana, sono proprio tre pagine, in cui critica questa definizione, dice: queste condizioni, cioè conoscenza come credenza vera e giustificata, sono necessarie ma non sufficienti, ci vuole qualcos'altro, ce ne vuole una quarta, una quinta, una sesta. Non siamo ancora arrivati a darne, cioè noi epistemologi siamo ancora alla ricerca di una definizione appropriata di questo tipo di conoscenza. Ci interessiamo soprattutto di conoscenza proposizionale perché è la conoscenza, diciamo, più fruibile da tutti, quella che riusciamo a trasmettere più facilmente. Circunnavigando, poi è un capitolo in cui, sì, forse perché ho fatto per un po' ho navigato, sono andato in barca a vela, lo facevo anche di mestiere, poi parlo di conoscenze scientifiche, perché sono stato una filosofa della scienza, nonostante io ritenga che uno scienziato dovrebbe saperne molto di più della sottoscritta di filosofia della scienza, pur se voi leggete quello che ha scritto lo stesso Einstein di epistemologia o di filosofia della scienza è da brivido, cioè sembra, cioè, se noi lo leggiamo da filosofi sembra una raccolta di barzellette più che di altro. Mi chiedo perché testimoniare, l'ho già spiegato prima, cioè è meglio non essere egoisti ma trasmettere le proprie conoscenze. E poi vi parlo di donne in breve, cioè molto brevemente, veramente in pochissime pagine, accendo al fatto che le donne sono state per molti anni tenute in stato di ignoranza, nonostante alcune donne si siano ribellate, i pazzi ad esempio si è ribellata, ma poi è stata assassinata. Artemisia si è ribellata, ci sono stati grandi, Virginia Woolf si è ribellata, ci sono stati, cioè, grandi filosofe che si sono ribellate nello scorso secolo. E per filosofe non intendo assolutamente Simone de Beauvoir, che considero non una filosofa ma una scrittrice, cioè Il secondo sesso è il peggior libro femminista che potesse scrivere una filosofa, uno scrittore di pessimo grado se lo può permettere, un filosofo no. Basta, non, cioè, per cui mi è stato chiesto di scrivere un libro leggibile da tutti, io non lo considero un libro da me questo, però alcuni poi non l'hanno trovato così facile come io invece lo trovo e lo giudico. Non è facile, va letto con attenzione, anche se breve, però fila, cioè fa venire voglia di andare avanti e ha inaspettatamente, quando meno te lo aspetti, delle soluzioni di leggerezza che ti strappano un sorriso proprio. Allora, è curioso che un libro di filosofia faccia anche un po'
ridere, sorridere, no? Ti viene delle forme anche di autoironia ogni tanto, carine, molto carine. Comunque, no, vorrei, poi vi lascio la parola perché deve essere un dialogo questo, perché credo soprattutto del dialogo. Però volevo leggere, cioè Anna Longo mi ha posto delle domande anche via mail, non mi ha fatto leggere poi quello che ha detto qui, ma che queste domande sono saltate sempre nelle presentazioni scorse che ho fatto, soprattutto con quella con Massimo Cacciari a Genova, cioè che è un dato di fatto, cioè i sistemi totalitari cercano di tenere il loro popolo nell'ignoranza, oppure di proporre loro non conoscenze spacciandole per conoscenze. Siete d'accordo su questo? Cioè, a loro è molto conveniente. Allora, mi scusi? Sì, sì. In questo senso hanno riflettuto molti epistemologi e si può accusare il singolo che vive sotto un regime totalitario di essere un ignorante? Beh, direi di no, perché a questo singolo individuo non sono date le possibilità di cercare, di avanzare le proprie conoscenze. E essere ignoranti vuol dire di disporre soprattutto di poche scelte, questo anche nei regimi non totalitari, cioè meno conosciamo, meno scelte esistenziali abbiamo a nostra disposizione di vita, proprio di vita sul piano pratico, non solo teorico. Cioè, per questo secondo me bisogna ribellarsi all'ignoranza e e porci davanti a noi tanti tipi di scelte. E la conoscenza più difficile alla fine non è quella proposizionale, non è il sapere che, anche se una conoscenza faticosa, la conoscenza più difficile è la conoscenza diretta delle altre persone, perché questa comporta la conoscenza di se stessi. Conosci te stesso, come cioè, c'era sul Tempio di Delfi, come ci diceva Socrate, ma conoscere gli altri significa evolversi con gli altri e capire anche lo sviluppo che l'altro da me ha continuamente nella propria vita, nella propria crescita e nella propria conoscenza, e io nella mia. E questo ce lo insegnano soprattutto grandi scrittori quando iniziano a mettere in crisi insieme ovviamente a Freud il concetto di identità personale trasparente. Cioè noi, pur avendo un accesso epistemologico conoscitivo privilegiato a noi stessi, non siamo totalmente trasparenti a noi stessi. Con questo chiudo e lascio la parola a voi, spero che vi abbia stimolato un po' insieme a Anna e che giungano molte domande. Sì, non abbiamo tempo per interventi, ma delle domande molto rapide, molto sintetiche, o anche delle battute molto, molto rapide, queste sì, possiamo ospitarle. Io non mi risponderò con domande altrettanto brevi, perché sono rispettosa poi degli altri redattori del fatto che voi avete bisogno anche di mangiare a cena. Sì, una domanda. Lei nella sua presentazione ha parlato di tutto. Dove? Ha parlato di tuttologi. Oggi c'è nella filosofia una presenza di tuttologi. Ecco, chiedevo se questo fa riferimento magari a dei personaggi che in virtù di una certa notorietà occupano il campo dei mass media e quindi danno una loro visione del mondo. Ma è questo che intende quando parla di tuttologi, o fa riferimento a un modello di filosofia che credo sia ampiamente superato, nel senso non la filosofia come un sistema,
ma mi sembra che abbiamo inteso un po' come Wittgenstein, la filosofia non è un sistema, ma è un'attività, e precisamente è quell'attività, si riferisce al secondo Wittgenstein, ecco, di insegnare a una mosca a uscire dalla trappola. Allora, se questo è, ecco, il ruolo della filosofia oggi, credo, così possiamo intendere, è come si concilia con la sua affermazione di una conoscenza di tuttologi. Ecco, questo chiarimento, grazie. Sino a un certo punto sia la scienza che la filosofia si sono potute permettere di essere tuttologhe. Cioè, Cartesio era col tempo, e molti come lui erano al contempo scienziati, filosofi, Galileo e via dicendo. Cioè, lo stesso Aristotele, pur facendo fisica ingenua, su cui oggi ho biologia terribile, su cui oggi ridiamo sopra, cioè erano uomini sia di filosofia che di scienza, che affrontavano diversi settori. Ora è successo alla filosofia quello che è successo, poi è accaduto in filosofia quello che è successo alla scienza, cioè ci sono delle specializzazioni. Cioè, chi fa il filosofo della chi fa il fisico di norma non parla di anche se c'è stato un tentativo di ridurre tutte le scienze alla fisica, si limita al suo campo, non affronta neanche tematiche vicine alla sua, necessarie alla sua, come può essere la matematica. E lo stesso dovrebbe fare la filosofia. Cioè, se io sono un'epistemologa, una teorica della conoscenza, poi in Inghilterra mi sono specializzata anche in metafisica, ontologia, come la volete chiamare, e in Cartesio, negli anni poi ho... su Cartesio non ho scritto quasi niente, e anche di metafisica ho scritto quasi niente. Mi sono utili poi nel mio lavoro, ma mi sono specializzata su una cosa, su una direzione, così come tutti dovrebbero fare, saper fare. Io parlo raramente di etica, ad esempio, se non quando riguardo allo scetticismo. Cioè, perché lo scetticismo si applica all'etica, mentre mi danno fastidio coloro che insegnano etica non esprimendo alcun dubbio. Cioè, la bioetica, ad esempio, o l'etica a cui spesso ci si riferisce in Italia, non fa mai conti con lo scetticismo. Cioè, cos'è che è buono e cos'è cattivo? Cioè, sono sistemi valoriali, e i sistemi valoriali devono essere oggettivi, non devono essere soggettivi. Ancora? Dov'è la domanda? No, non vale. Laggiù. Non vale, è il professor Alberto Diaspro. Avrei voluto farti due domande, ma in realtà su una la faccio molto breve, è un commento. Quando avete iniziato avete citato da pagina 16 tra i principali compiti del filosofo è quello di comprendere quali credenze risultino in un certo senso meritevoli, virtuose, nel senso di giungere ad aspirare a trasformarsi in conoscenza. Poi in realtà questo forse viene ripreso, ma la mia capacità di lettura, di comprensione, poi non è così profonda, ma a pagina 75 lo scienziato e il filosofo, è una citazione, in realtà navigano in mare aperto su una medesima imbarcazione. Il filosofo non può assumersi compiti diversi da quelli dello scienziato, dunque anche il viceversa. Sì, sì, sì. Quindi anche lo scienziato, è una citazione da Noiret, che poi ha ripreso Quine.
che può venire interpretata in molti modi, ma mi piace il tuo modo di interpretarla, sì, sono d'accordo. Ecco, e allora diciamo entriamo, cerco di essere brevissimo, ma sulla parte conoscenza, no? Per quanto mi riguarda conoscenza, ma... conoscenza anche scientifica, non, sì, 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 conoscenza scientifica, ma conoscenza, in realtà per quanto mi riguarda è vero che il percorso è faticoso, ritorno su questo tra un attimo, ma è anche vero che è quello che permette di dilatare il senso di meraviglia su quello che abbiamo intorno, quindi in realtà è gioioso, diciamo, anche raunisce queste due cose. Io mi occupo di interazioni luce-materia attraverso un pezzo di vetro e preferisco parlare di queste cose in realtà generalmente, ma mi spaventa il fatto che se qualcuno dice che siamo fatti del 90% di acqua ed è ritenuto personaggio autorevole, un politico con alte cariche, questa informazione possa essere presa per vera dal pubblico. E allora mi domando, come fa il pubblico, cioè ho provato a domandarmi come può fare il pubblico a difendersi dal farabutto rispetto alla persona rispettabile, come hai detto, quando hai citato il fatto di andare su certe fonti e che la comunità dei filosofi o dei fisici espelle poi nel tempo la persona. È un buon percorso, però per il pubblico fruitore dell'informazione in quel momento il danno ormai è eventualmente fatto, no? Cioè, secondo me un'ultimissima cosa. Quindi l'idea che ho provato a farmi è che l'unico modo è che il pubblico, quantomeno i giovani, cerchino di dotarsi di una conoscenza fatta di fondamentali. Perché la conoscenza fatta di fondamentali è quella che permette anche, dal mio punto di vista, però non sono uno studioso del settore, di restare in sintonia con la velocità con cui avviene il progresso che chiamo tecnologico. Mi è ben chiaro che è diverso dal voler parlare o dal poter parlare di tecnica, ma su questo il discorso sarebbe molto molto più ampio e lungo. Ecco, sì, quindi questo era solo il commento. Sono d'accordo, cioè sono d'accordo non solo i giovani, cioè chiunque voglia oggi come oggi si può costruire delle buone fondamenta, non chiamo fondamenti perché filosoficamente è sbagliato, ci si riferisce poi al fondazionalismo che è una teoria della giustificazione specifica, ma delle buone fondamenta per riuscire a sollevare il dubbio su ciò che viene affermato dagli altri, ecco. E soprattutto ci sono delle categorie di persone, a cui tu hai accennato, cioè la categoria purtroppo dei politici che purtroppo vota senza sapere su ciò che si vota. Elena Cattaneo, che immagino tutti sappiate chi è, senatrice a vita, si è messa una dei pochi cervelli rientrati, anzi forse l'unica dei cervelli rientrati che era famosa anche dove stava. Tutti gli altri cervelli che rientrano in Italia ci rientrano perché all'estero non hanno successo, non hanno alcun successo, non hanno alcuna posizione strutturata e guadagnano molto poco, a volte sono spesso fellow e neanche ricercatori. Elena Cattaneo, quando è diventata senatrice a vita, ci si è messa in testa di educare i senatori e allora ha convocato una serie di persone, tra i filosofi della scienza c'eravamo io, Giulio Giorello, voi eravate rappresentati da Cingolani e c'erano biologi, c'erano chimici, c'era una tavolata ampia per far capire a costoro che prima di prendere una decisione deve essere una decisione informata. Cioè, perlomeno, anche se loro in se stessi sono degli ignoranti, dovrebbero almeno circondarsi da persone non ignoranti.
che aiutano loro a esprimere una posizione piuttosto che un'altra. E poi c'è un secondo problema. Sappiamo o non sappiamo votare e come votiamo? Cioè, un epistemologo che si chiama Alvin Goldman, che è molto famoso, che è un mio caro amico, ha scritto un articolo qualche anno fa, ormai una decina di anni fa, in cui espressamente cercava di non tanto mostrare, ma di dimostrare che noi non siamo più epistemicamente capaci, non abbiamo più le conoscenze per votare. In un paese democratico, intendo, E per cui chi andiamo a votare, chi è conveniente per noi, chi ci garantisce, chi ci pare che ci garantisca di più a noi individualmente. E il bene comune è il bene comune, che è la base di poi politica di una democrazia, attraverso un tipo di votazioni di questo genere è totalmente annullato. Sempre che in Italia si viva in una democrazia, cosa di cui io ormai dubito fortemente. Prego. Anche voi siete d'accordo. Grazie. Purtroppo siamo troppi d'accordo. Volevo esprimere un dubbio, comunque un commento riguardo a qualcosa che dicevamo prima. E diciamo, quando ad esempio parlava di internet, mi pare lo faceva con un accento un po' critico, tra virgolette, un po' chiuso, e pensavo, dipende anche verso quale pubblico vogliamo spostarci, perché quando ad esempio lei diceva se non andiamo verso un certo tipo di conoscenza, se non ci chiediamo qualcosa, Aristotele avrebbe detto che non siamo essenzialmente esseri umani, ma se noi proviamo a dire questa cosa a un sedicenne, è un po' come se gli diciamo che dovrebbe studiare filosofia perché, o comunque filosofia serve perché appunto non è serva di nessuno, perché appunto serve a qualcosa. A volte è stata serva di molti. Quello che se noi citiamo Aristotele o parliamo di a questo tipo di livello, un sedicenne non apprezzerebbe mai questo tipo di discorso filosofico. Cioè, quello che sto dicendo è dovremmo cercare di capire qual è il pubblico a cui vogliamo parlare. Internet, d'altra parte, possiamo affiancarlo alle fake news, ma possiamo anche affiancarlo, ad esempio, ai programmi divulgativi di YouTube. Quello che c'è. Quello che su YouTube, secondo lei, Non lo seguo abbastanza YouTube. Cioè, c'è una potenza divulgativa su YouTube che è enorme. Sì, questo lo capisco, ma ci sono anche, se lei va a vedere le visioni, ci sono anche dei video su YouTube che hanno migliaia di visitatori, poi uno va a vedere cosa vedono e vedono delle cose orrende. Certo. Cioè, adesso non le cito perché non mi sembra qua il caso di citarle. Ovviamente, ci può essere. I giovani, ad esempio, usano molto di, come si chiama, porno, non ci sono mai andata, un programma che si usa porno, si chiama porno, che si trova su YouTube. Non lo conosci sei fuori dal branco. Sì, io sono certamente fuori dal branco, non lo conosco, ma pare che sia molto pericoloso. E questo può essere, infatti così come in ogni altra branca della conoscenza del mondo c'è un po' e un po', solo che se noi cerchiamo di affiancare YouTube a quello che fanno i giovani riguardo ad esempio a video stupidi o ignoranti, non sappiamo che la maggior parte dei giovani ad esempio potrebbero star guardando dei video di filosofia o di scienza, oppure quanti giovani guardano i TED Talks a livello di statistiche. Cioè, quello che intendo dire è, in realtà il web è la più grande agora ateniese che abbiamo in questo momento. Quindi dipende come la sfruttiamo. Non è un'agorà, se lei intende l'agorà ovviamente in senso greco, non è un'agorà internet perché è gestita da grandi colossi economici. Ma chiunque può commentare, chiunque può parlare, chiunque può esprimere un'opinione, se invece noi ci limitiamo a credere che gli idioti non dovrebbero più andare a votare, significa che stiamo parlando di un discorso totalmente autoreferenziale, chiuso. Di conseguenza non c'è realmente dialogo. Diciamo che è molto difficile dialogare con uno stupido, perché lo stupido non è dogmatico,
lo stupido non sa dialogare, e quando si finge di dialogare su internet si trovano moltissimi insulti, e l'insulto è una pugnalata, non è un dialogo. Il dialogo deve essere sempre corretto. E questo è assolutamente vero. Quello che io volevo proporre era un, se andiamo un po' più lontano o ci allontaniamo un po' da alcuni stereotipi, ci si potrebbe sorprendere che su piattaforme del genere ci sono anche dei validissimi strumenti di informazione. E questo per dire, se invece la filosofia rimane all'interno dell'accademia o dell'università, continua... No, l'accademia c'è su internet. Oh, certo, cioè... ma continua ad essere un sapere autoreferenziale. No, assolutamente. Anch'io dei video su internet, molti filosofi hanno dei video su internet. Cioè, c'è un video breve su internet in cui dialogo su Dio con Giulio Giorello, che ha avuto 20.000 visioni, non ha certo le visioni che ha Lady Gaga su internet. Ecco, però se io chiedo ai miei studenti del primo anno di del secondo anno di filosofia se conoscono più la Piccinini, che io ho scoperto recentemente che è, spero che tutti voi sappiate chi è, io non sapevo chi era, comunque è una grande pallavolista italiana che ha 40 anni quest'anno, forse la più grande pallavolista che abbiamo avuto, o conosco Virginia Woolf, solo in due conoscevano Virginia Woolf e tutti gli altri conoscevano la Piccinini, è tutt'altra cosa. Possiamo diciamo lasciare in sospeso la questione se internet sia una gola e prendere atto che la festa di filosofia è sicuramente una gola, perché si sta svolgendo un dialogo davvero molto suggestivo e interessante. Però c'è una signorina che ha chiesto la parola e proverei a darla anche a lei. No, i giovani possono, cioè secondo me hanno molto da dire, però devono capire anche cosa stanno dicendo. Buonasera. Cioè, devono avere buone ragioni per sostenere ciò che stanno dicendo, e quelle non si trovano generalmente su internet. Per carità, ha ragione, giustissimo. Infatti più che altro mi volevo collegare al discorso di prima col signore. Ovviamente, partendo che, come diceva lei, siamo tutti soggiogati a una situazione, la conoscenza è relegata, per assurdo, molto più a settori, quindi sembra che ne abbiamo accesso in maniera libera, ma non è così. Il fatto di far permeare, magari attraverso, non dico l'insegnamento, ma magari anche solo una forma mentis diversa, lo scetticismo, non più solo nella figura di corrente filosofica o aspetto caratteriale, per cui abbiamo appunto lo scetticismo della filosofia o la persona scettica, ma proprio come approccio, in modo tale che tutto quello che deve essere filtrato pian pianino lo sia, in modo tale che qualsiasi conoscenza, anche se viene data da una figura autorevole che in realtà non lo è, ma perché magari ha semplicemente espresso i propri talenti, come può essere tutto quello che vediamo adesso come intrattenimento serale, e quindi poi assume caratteristica di valore qualsiasi cosa dica, magari con un minimo di approccio un pochino più scettico, appunto non nella figura di questi due significati, ma proprio come lettura, visto che la conoscenza sia talmente sia dilatata che costretta, nel senso che sia dilatata a tutti ma sia costretta in vari settori, quindi non riuscendo ad arrivarci. Ma credo che poi cioè, al di là poi di come si sia sviluppato in filosofia, sia della scienza che in genere nella filosofia, anzi più nella filosofia che nell'epistemologia, nella teoria della conoscenza che in filosofia della scienza, sia quello che si può applicare sempre, cioè sollevare dubbi su ciò che siamo noi, su ciò che affermiamo noi e su ciò che ci viene. La risposta è quella, come diceva anche prima il professor Galimbari, abituati adesso, grazie, pian pianino a test, abituati a dare, dover fare una, come diceva il professore, una performance, quindi una cosa estremamente settoriale. Il dubbio non è spontaneo. Non è spontaneo sollevare dubbi? Esatto, non è un processo, un approccio alle cose, un processo mentale spontaneo il fatto di dire sollevare un dubbio, perché comunque non veniamo, tra virgolette, costruiti per sollevare dubbi, anzi
siamo molto impostati, poi adesso più andiamo verso la globalizzazione della cultura, più prendiamo esempio anche da nazioni quali l'oltreoceano, dove appunto è quello, il test è standardizzato e più rispondi bene, meglio è. Sollevare dubbi non è più come magari poteva essere una lezione di qualche anno fa. Cioè, se lei sta dando colpa al sistema formativo. Quello che riesco a leggere adesso, quello che riesco a confrontarmi magari sia con persone più grandi che più piccole, è che il fatto di chiedere perché non è scontato. Credo che più o meno a 4 anni. Ma non viene coltivato. Sia dei genitori che dalla... È uno sporco lavoro, devo invitarvi a chiudere. No, volevo una domanda dalla Liz. Da chi? Da dove? Da loro. Non fanno domande. No, abbiamo una traduttrice. Mi spiace non pagare... Scusate, non mi piace non parlare la vostra lingua, che è stata da Sandro Zucchi effettivamente dimostrato in America. Lui è un linguista che adesso è tornato a lavorare in Italia, su cui non è nato nessun clamore, era un linguista anche affermato quando era in America, che ha dimostrato effettivamente che la vostra lingua è una lingua perché è dotata di una semantica, di una sintassi e di una pragmatica. C'è una domanda? Va bene, credo che prendiamo. Grazie. Ringrazio sicuramente per avermi dato la possibilità di partecipare a questo dibattito. Grazie a voi e grazie agli organizzatori di questa bella festa. E grazie ringraziamo a voi anche. Ringraziamo anche le nostre... No, sono almeno da ringraziare, cioè siete soprattutto voi. Ringraziamo anche le nostre ospiti di questa sera. Vi lascio con un aneddoto e un'informazione. Intervistando un antico mezzadro un po' di anni fa, ci ha spiegato che nel conflitto con il padrone la cosa più difficile non era spuntare il 3% in più nella spartizione, ma convincere il padrone che i figli del mezzadro potevano andare a scuola, perché la cosa che stava a cuore al padrone era che il figlio del mezzadro non andasse a scuola. L'informazione è la seguente: da 2 anni la spesa delle famiglie umbre per istruzione e formazione è diminuita. Per la prima volta nella storia le famiglie umbre investono nell'informazione dei loro figli, nella formazione, nella scuola dei loro figli, meno di quello che spendevano l'anno prima. Queste due cose messe una vicino all'altra ci dicono quanto attuale sia il tema che questa sera è stato sollevato. Di base adesso un genitore chiede al figlio di fare il grande calciatore, il grande pallavolista, il grande nuotatore. Cioè gli scienziati e i filosofi non lo fanno per soldi, lo fanno per passione, e questa è una cosa diversa. Grazie a voi. Molto bene. Poteva andare meglio, oggi ero molto stanco. Ma quando se va bene o male si può uscire la variazione. Molta gente può alzare. Quando diverse persone molta gente si è alzata. Se ne sono andati a un certo punto, ma un orario un po' infame. No, a finire alle 7. Filosofia.